Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji towarzyszącej wystawie prezentowanej w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. A corretto della mostra dedicata a Caravaggio e Caravaggeschi e l'arte dei tempi piccoli ci dà speranza e anche un sostegno che è stato molto, molto solido e a quanto pare durante la pandemia malgrado la pandemia e le difficoltà che provengono proprio dalla pandemia e grazie alla collaborazione molto stupenda con lo Stipati Italiani siamo anche riusciti a presentare di fronte al nostro auditorio qui nel castello due lavori di Caravaggio e questo va accompagnato dai capolavori magnifici dei Caravaggeschi e collezione di Roberto Longhi. La conferenza odierna compie questa presentazione, questa mostra. E infatti la conferenza che riscontrerà anche il tema di collezionismo, la figura di Roberto Longhi, un personaggio onorato, e poi la collezione propria di Roberto Longhi, anche includendo la figura di Caravaggio. Sono infatti convinto che tutte le discussioni siano molto interessanti. Vi auguro una recensione molto, molto propria, senza le difficoltà tecniche. Buongiorno. Colgo questa occasione per darvi un benvenuto caloroso. Arthur Bada, curatore della regione polacca del Caravaggio capolavoro della collezione di Roberto Longhi. Siamo veramente grati a tutti coloro che hanno deciso di partecipare alla conferenza odierna. In particolare voglio esprimere la mia gratitudine di fronte alla signora Ioanna Killian, vice direttrice del Museo Nazionale a Varsavia, organizzatrice del convegno odierno. Per forza la conoscete e lei che ha chiesto di molti di voi di partecipare a questo convegno. Vi propongo di incominciare la nostra conferenza dando la parola a Daniele Benat, professore proveniente dall'Università di Bologna. Il professore Benatti ci presenterà questo intervento intitolato Un rapporto impossibile secondo Roberto Longhi e Bernard Berenson. Professore, le fotografie dei due protagonisti del mio intervento che vi mostro non risalgono al momento del loro primo incontro. La foto che vedete a sinistra ritrae Berenson nella sua casa a Settignano, sulle colline sopra Firenze, dove si è stabilito fin dal 1900, insieme alla moglie Mary. Si tratta della Villa Il Tasso, ora di proprietà della Harvard University di Cambridge, presso la quale si era laureato Berenson e che in seguito al suo lascito vi ha stabilito il proprio centro per lo studio del Rinascimento. Qui Berenson aveva raccolto la propria altissima collezione d'arte, il cui pezzo più pregiato è la Madonna col Bambino di Domenico Veneziano, davanti al quale, alla quale posava nella fotografia. Un quadro cedutogli nel 1900 dalla famiglia Panciatichi. Sono peraltro numerosi i capolavori che si conservano nella collezione Berenson, a partire dai tre scomparti della faccia anteriore del grandioso polittico eseguito dal Sassetta per Borgo San Sepolcro. La fotografia di Longhi, scattata da Gitta Carrel,
risale invece agli anni 30, quando i rapporti tra i due istituti si erano ormai del tutto logorati e tra loro si era attivata un'aperta competizione, che soprattutto da parte di Longhi procedeva senza esclusione di colpi. La fotografia coglie d'altra parte il carattere istrionico di Longhi. A queste date, ormai sicuro della propria competenza e assai brillante nel promuoverla, grazie a una capacità affabulatoria che tuttora ci incanta nei suoi scritti, ma che, a quanto sappiamo dalle testimonianze, doveva risultare ancora più soggiogante nelle conferenze e nelle lezioni da lui tenute all'Università di Bologna. Si trattava del resto di lezioni molto seguite, non soltanto dagli studenti, ma anche dal bel mondo bolognese, così tanto da costituire uno straordinario evento per l'intera città. In queste occasioni il nome di Berenson ricorreva di frequente come il bersaglio preferito per osservazioni polemiche volte a screditare il più anziano collega. È possibile che dietro un simile accanimento ci fossero motivazioni di carattere sociale, visto che Longhi, figlio di un docente di contabilità agraria e di una maestra elementare, giudicava Berenson il tipico rappresentante di una cultura internazionale sradicata da un preciso contesto storico o, come diceva lui, da transatlantico, abituato cioè a far la spola tra l'Europa e gli Stati Uniti per elargire i propri consigli in materia di acquisti di opere d'arte ai ricchi magnati americani. Nei confronti di Berenson, Longhi non si era tuttavia mostrato sempre così sprezzante, e anzi la vicenda di cui dobbiamo occuparci aveva avuto all'inizio toni idilliaci improntati alla più schietta deferenza. Già nella prefazione alla raccolta dei propri scritti giovanili, pubblicata nel 1953, Longhi racconta che da giovane si era presentato a Berenson offrendosi di tradurre in italiano i suoi 4 volumetti dedicati ai pittori del Rinascimento, che Berenson aveva pubblicato tra il 1896 e il 1903. A causa di reciproche comprensioni, scriveva Longhi, il progetto di traduzione era però naufragato. Fin dal 1982, grazie a un saggio di Fiora Bellini, significativamente intitolato Una passione giovanile di Roberto Longhi, Bernard Berenson, siamo altresì venuti a conoscenza del nutrito parteggio che intercorse a partire dal 1912 tra il giovanissimo Longhi e il quasi cinquantenne Berenson, ormai al culmine della sua fama. Su questo appassionato carteggio, che verte appunto sul progetto di traduzione dei libri di Berenson, è poi stato pubblicato nel 1993 un importante volume che si avvale della straordinaria introduzione di Cesare Garboli. Siamo così venuti a sapere che con una lettera del 4 settembre 1912 il giovanissimo Longhi, laureatosi 2 anni prima con una tesi sul Caravaggio e da poco entrato nella prestigiosa scuola di specializzazione in storia dell'arte fondata a Roma da Adolfo Venturi, si era presentato a Berenson offrendosi di tradurre in italiano i 4 volumetti da lui dedicati ai pittori italiani del Rinascimento che avevano riscosso un enorme successo in ambito anglosassone, mentre in Italia erano stati accolti in modo assai tiepido. Grazie a un brillante suggerimento di Mary Costello, la moglie di Berenson, tali volumetti, di cui vedete il frontespizio del primo dei 4, si componevano di un ampio saggio scritto in forma piacevolmente discorsiva e di un elenco delle opere che Berenson riteneva di sicura attribuzione. Fino a quel momento la cultura italiana di matrice accademica era rimasta disorientata davanti ai 4 libri, che anche nel formato quasi tascabile sembravano offrirsi a un pubblico vasto e non specialista. Nella sua recensione ai Venetian Painters, Adolfo Venturi,
che proprio in quegli anni si accingeva a scrivere la propria storia dell'arte italiana, che alla fine sarebbe costata di 25 tomi, aveva manifestato la propria diffidenza nei confronti di un'opera che, senza procedere sulla base di ricerche documentarie, si affidava a rapidi commenti in cui sembrava prevalere un carattere soggettivo. A parere di Venturi, Berenson era cioè un dilettante, in possesso di precise conoscenze circa un gran numero di dipinti conservati nei musei e nelle collezioni private d'Europa e d'America, ma privo di veri basi storiche. Chi viceversa comprese la straordinaria novità dei libri di Berenson fu proprio Longhi, che nella citata lettera del 1912 non solo si sente in dovere di spiegare a Berenson chi è lui, un giovane studioso d'arte ed estetica, ma poi gli spiega anche chi sia Berenson e in cosa consiste l'importanza dei suoi libri. Il giovanissimo Longhi, ancora imbevuto di cultura idealista, riesce peraltro a cogliere quello che nemmeno Venturi aveva compreso nell'opera di Berenson, ovvero l'impalcatura intellettuale che la sorregge, al di là dell'apparente disinvoltura con cui è scritta. Longhi era anzi tanto convinto dell'importanza teorica di tali scritti che, per la traduzione, suggeriva di non riportare gli elenchi con le opere dei singoli artisti, che per Venturi erano invece l'unico aspetto per i quali i libri di Berenson meritavano qualche interesse. Come ha scritto Cesare Garboli, si tratta di una lettera spudorata, deferente, insolente, un capolavoro di umiltà, sincerità, improntitudine, un capolavoro di seduzione. Già, perché in questa lettera straripante di entusiasmo giovanile, il vero desiderio di Longhi non è tradurre Berenson, ma conoscerlo e sedurlo. L'ammirazione porta cioè il giovanissimo studioso a desiderare di emulare proprio il suo modello e di essere nello stesso tempo da lui ammirato. Implicitamente egli desidera fin d'ora di riuscire a superarlo. Di fatto il progetto di traduzione non andò oltre qualche tentativo. Nelle lettere successive, che vanno dal 12 al 17, Berenson sollecita di continuo un saggio di traduzione sulla base del quale giudicare il lavoro del giovane, che va anche a trovarlo alla Villa Itatti, ma rimanda di continuo, per un motivo o per l'altro, l'invio di quanto promesso. Nel 1953, Longhi scriverà di aver inviato a Berenson la traduzione di un capitolo e questi ne sarebbe rimasto tramortito. Ciò fa pensare a una traduzione forse troppo libera, in cui il linguaggio piano e discorsivo di Berenson era stato sostituito dall'eloquio complesso e ricercato che connota gli scritti del primo Longhi. Si sarebbe trattato cioè di una sorta di riscrittura più che di una vera e propria traduzione letterale, mirata a mettere in primo piano il traduttore e a lasciare, per così dire, in ombra l'autore. Il fatto è però che questo capitolo di prova non si trova più né nell'archivio di Berenson ai Tatti né in quello della Fondazione Longhi, e viene quindi da pensare che non sia mai esistito. È evidente cioè che l'infatuazione per Berenson doveva essersi ben presto sgonfiata e che il giovane Longhi era passato a misurarsi con lui su un piano più diretto, lavorando cioè lui stesso su alcuni dei problemi che Berenson aveva trattato nei suoi libri e continuava ad affrontare nei suoi scritti. L'occasione per intervenire gli era stata offerta dallo stesso Berenson, il quale, occupandosi nel 1913 dei critici belliniani della Carità e riprendendo alcune considerazioni già avviate nei suoi North Italian Painters of the Renaissance, aveva notato come tra questi e la Pala di Pesaro
Bellini avesse compiuto un decisivo salto di qualità e avesse cessato di essere, come tutti i suoi contemporanei, un disegnatore che colorava, per diventare il primo dei veri pittori. Bellinson concludeva che forse il soggiorno di Antonello a Venezia poteva essere stata una delle cause di tale mutamento, ma certo non quella determinante. A parere di Longhi, un tale salto si sarebbe giustificato invece grazie alla conoscenza di Piero della Francesca. Lo stesso Antonello avrebbe partecipato di tale congiuntura, ma solo come interlocutore di Bellini, essendo stato lui stesso debitore, anche se per altre vie, nei confronti di Piero. Sulla base di tale rapporto tra Giovanni Bellini e Piero della Francesca, impossibile da dimostrare attraverso precise occasioni di incontro, ma tuttora difficilmente confutabile, nel 1914 Longhi pubblicava il suo fondamentale Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, che lui stesso definirà un saggio di strenuo storicismo stilistico, mosso cioè dalla convinzione che le vicende dell'arte e degli artisti vadano lette e interpretate innanzitutto come concatenazione di idee e di fatti, che non si creano dal nulla, ma che richiedono di essere sempre spiegati. Nel caso di artisti della statura di Bellini o di Antonello, sarà ben difficile rintracciare desunzioni esplicite, ecco, come si colgono nei collaboratori di Piero, oppure in Luca Signorelli, che Vasari dice essere stato creato e discepolo di Piero. Ma come ha detto Ferdinando Bologna, allievo di Longhi, il problema dell'influenza di Piero su Giovanni Bellini non è di natura morfologica e grammaticale, cioè non riguarda i singoli imprestiti, ma di ordine sintattico e strutturale nel quadro della sintesi prospettica e del rapporto vivificante fra luce e colore. Sintesi prospettica di forma colore è appunto la formula che Longhi adotta a proposito di Piero della Francesca, del quale reperisce i moventi iniziali nella Firenze di Paolo Uccello e soprattutto di Domenico Veneziano. Un artista di sottrarre la lettura di Masaccio ha un forzato ossequio nei confronti della scultura e di recuperare dalla realtà circostante una straordinaria ricchezza di annotazioni naturalistiche, sapendole rinchiudere entro il pugno di cristallo della prospettiva. Secondo Longhi, la capacità di avvalersi di strumenti supremamente pittorici come la luce e il colore non avrebbe peraltro trovato esito a Firenze, dove attraverso l'opera del Pollaiolo e poi del Botticelli, due artisti molto amati da Bellinson, il disegno avrebbe ben presto prevalso sul colore, ma avrebbe fruttato appunto altrove, nelle miglia degli Intarsiatori, nella Ferrara di Francesco del Cossa, e soprattutto nella Venezia di Giovanni Bellini, di Antonello e poi del giovane Tiziano e di Paolo Veronese, un artista affascinato non meno di Piero della Francesca dallo spettacolo delle cose mondane, per poi rinascere attraverso strade tortuose nella Spagna di Velázquez e infine nella Francia di Seurat e di Cézanne. Si tratta di un disegno storiografico di straordinaria ampiezza, al quale Longhi rimarrà sempre legato, tanto da ribadirlo
nel suo libro su Piero della Francesca del 1927, così importante per il seguito della cultura figurativa italiana, ma che non poteva non indispettire Berenson, il quale, ancora a distanza di anni, manifesterà il proprio fastidio per come talune suggestioni da lui stesse messe in campo erano state poi stravolte e portate a conclusioni con le quali non si sentiva affatto di convenire. La grandezza di Piero della Francesca, campione di un'arte non eloquente, le cui figure, ad esempio nella Flagellazione di Urbino, di cui ho dimenticato la fotografia, si ergono superbe e indifferenti come scogli, era stata da lui stesso affermata nei Central Italian Painters of the Renaissance. Persino il nesso con Cézanne, così fondamentale per Longhi, era già stato da lui avvistato a proposito di un forte seguace di Piero, l'autore di questo dipinto, il cosiddetto Autunno di Berlino, massiccio, potentemente costrutto, stabile sulle gambe, quasi l'avesse dipinto Piero in persona, ma con qualcosa nell'espressione, negli affetti atmosferici, che fa pensare a Millet e a Cézanne. E ancora nel 13, presentando la Madonna Benson di Antonella da Messina, aveva parlato di un capolavoro che ricorda Piero dei Franceschi e fa presagire Cézanne. Tuttavia Berenson non si era mai sognato di fare di Piero il caposcuola di un tipo di pittura che, nato nella sua adorata Firenze, sarebbe giunto così lontano. Nel suo saggio su Piero o dell'arte non eloquente del 1950, pubblicato in italiano, Berenson non citerà mai Longhi, ma si capisce che ogni riga, ogni parola, insofferenza nei suoi confronti. Di fatto Longhi metteva in crisi la tesi cara a Berenson di una Firenze come città dei valori plastici, dei valori tattili, anzi, dei valori tattili del disegno, e proponeva una visione della storia della pittura italiana del tutto divergente dalla sua. Ed è con impudenza davvero imbarazzante che, in una lettera del maggio 1914, Longhi aveva chiesto a Berenson cosa pensasse del suo saggio su Piero della Francesca. Da quello, e non certo dal tentativo di tradurre i suoi Painters of the Renaissance, Berenson sarà rimasto tramortito. Si apre a questo punto una competizione senza esclusione di colpi che porta Longhi a invadere il campo d'azione di Berenson e anche a metterlo in ridicolo. Nell'Officina Ferrarese, pubblicata nel 1934, Longhi ironizza ad esempio sugli indici che Berenson aveva allegato ai suoi libri. Utili tutt'al più, scrive Longhi, come orari ferroviari, dove però non tutte le amene località italiane si trovano lungo il tragitto percorso dalle ferrovie. Una stoccata contro il Berenson che viaggiava comodamente in prima classe e che certo non si premurava di mettersi la sacca in spalla, come aveva fatto Giovanni Battista Cavalcaselle, uno studioso assai amerato da Longhi, per visitare tutti i minuscoli paesi che formano la ricchezza di quello che recentemente è stato definito il patrimonio diffuso dell'Italia dai mille campanili. Ancora nell'Officina Ferrarese, il primo libro col quale Longhi si pone esplicitamente sul piano del conoscitore, proprio del collega, non mancano divergenze di opinioni, persino a proposito di opere di cui lo stesso Berenson era proprietario. È ad esempio in questa occasione che i due piccoli santi che Berenson riteneva di Ercole Roberti della sua raccolta vengono declassati a opere di un suo seguace,
provvisoriamente denominato da Longhi Piccina da Ferrara, da Ferrara. Ancora, sotto il nome di Ercole, il signor Berenson, come Longhi lo chiamava, come Longhi lo chiama, possedeva una piccola crocifissione che per Longhi potrebbe essere un'opera giovanile di Costa. Quasi offensivo è poi il modo con cui Longhi fa notare al pian piano collega che il tondo con la crocifissione, allora in collezione Lehman a New York, non è di Andrea del Castagno, ma appartiene al politico Grifoni, eseguito per San Petronio a Bologna da Francesco del Cossa. A suo parere, tale opinione sarebbe il prodotto di una forma mentis neo-vasariana per la quale ogni dipinto quattrocentesco che si sollevi sopra il grado medio non può che essere fiorentino, ma l'opera è e rimarrà del Cossa, come peraltro oramai tutti hanno accettato. Anche sull'accusa di possedere una visione neo-vasariana occorre riflettere. Nella giovanile lettera del 12, Berenson era stato salutato come un grande storico dell'arte, un nuovo Vasari. Ora invece l'aggettivo neo-vasariano è diventato un'ingiuria. Il fatto è che tra il 12 della lettera e il 34 dell'Officina Ferrarese, Longhi si era dato la riscoperta di un nuovo mondo. La storia dell'arte italiana di Longhi è cioè assai diversa da quella di Berenson, perché, come giustamente ha osservato Garboli, viene osservata e studiata da punti di vista diversi. Quella di Berenson è una storia dell'arte che privilegia ancora i grandi centri amati dalla storiografia di fine Ottocento, Firenze, Siena, Mantova, Venezia. La storia dell'arte di Longhi è invece indirizzata su una strada assai meno battuta e si dedica a recuperare fatti apparentemente minori, ma in grado di arricchire enormemente il quadrante delle nostre conoscenze. A Longhi si deve infatti la messa a punto di una geografia storico-artistica molto più articolata e più oscurata, in grado di riportare in valore linguaggi assai difformi da quelli prediletti da Vasari e poi da Berenson. Il gotico sghembo e inerpicato di Vitale da Bologna e dei bolognesi, il grande serbatoio del naturalismo lombardo, il 300 umbro, costituiscono nuovi territori che, ignorati da Berenson, sono stati riconquistati alla nostra conoscenza proprio da Longhi. Per non dire che anche la Firenze di Longhi è assai diversa da quella di Berenson. Se per Berenson Firenze è quella di Lorenzo il Magnifico e del Botticelli, per Longhi è la città di Domenico Veneziano, dilettante supremo, del giovane Piero e di pittori fino ad allora oscuri come Giovanni di Francesco o il bellissimo maestro di Pratovecchio. Va poi detto che per Berenson lo studio della storia dell'arte si fermava al Rinascimento, mentre lo sguardo portato da Longhi al Seicento, un secolo fino a quel momento trascurato dai grandi musei, dai collezionisti americani, che dal Rinascimento passavano direttamente al Settecento veneziano di Tiepolo e del Canaletto, arricchisce in modo decisivo il bagaglio intellettuale di Longhi, il quale, attraverso il Caravaggio, vi scopre il preannuncio della pittura moderna di Courbet e degli impressionisti. C'è infine una differenza di classe che informa i due studiosi. Se la pittura amata da Berenson è elegante e profumata, in una parola aristocratica, quella amata da Longhi ostenta un'aperta predilezione per la raffigurazione dei poveri, come portatore di una verità più profonda e più sincera, perché più sofertamente conquistata. Ecco allora gli umili
raffigurati nei dipinti del Moretto o del Savoldo, con i quadri del Caravaggio e dei suoi seguaci, fino ai protagonisti della grande epopea dei pittori della libertà in Lombardia. Allorché Berenson e Longhi si incontreranno nuovamente l'8 maggio 1956, in occasione della laurea d'onore conferita allo studioso più anziano dell'Università di Firenze, si tratterà di un incontro ormai pacificato, giacché entrambi erano saldamente arroccati in cima alla propria notorietà. E Berenson non si concederà altro che una battuta. Non l'avrei riconosciuta, sembra che abbia detto a Longhi. Tra questo e il precedente incontro del 1912 erano di fatto passati 44 anni e due guerre mondiali. I due studiosi possedevano diversi temperamenti e stili di vita. Longhi era circondato dai suoi allievi, mentre Berenson si tratteneva con i suoi eleganti ospiti nell'alto della sua villa, ma nessuno dei due aveva ormai nulla da invidiare all'altro. Vi ringrazio. Grazie mille, professor Benatti, per il suo intervento molto importante, per intervento su rapporti difficilissimi tra Longhi e Berenson. Wiemy, że pan profesor Benatti niedługo będzie... Sappiamo benissimo che tra poco il professor Benatti ci dovrà lasciare, dando il fatto che avrà altri interventi per i suoi studenti. E per questo voglio chiedere ai nostri partecipanti se non vi siano domande proprio al professor Benatti, oppure forse qualcuno vuoi condividere qualche riflessione a proposito di questo intervento? Posso, io posso qualcosa? Joanna Kilian, bardzo prosimy. Io vorrei... per questo intervento, perché io credo che per storici d'arte è un periodo di storia dell'arte europei, non solo italiani, molto emozionante. Quindi questo sono arbori, inizio della nostra disciplina, quindi questa storia di amicizia dura, perché queste amicizie non sono sempre dolci, è per me una storia che è molto, molto importante, anche quando penso di questo convegno e di storici d'arte di altri paesi, perché io sempre penso di arte italiana, che la ricchezza di storia dell'arte italiana è la ricchezza costruita dagli italiani che proprio hanno, dopo Roberto Longhi, sono preziosissimi in questo atteggiamento, in buon senso della parola, del scrivere dell'arte della provincia, ma provincia in Italia vuol dire tutto, cioè questo, non le strade principali, ma le strade che si può conoscere proprio perché sei lì, sei del... questo patriottismo locale in un modo fa approfondire vera storia dell'arte. Questo esiste anche in Polonia, ci sono patrioti di un certo regione polacco che conoscono ogni dipinto, ogni pietra, e questo è una delle cose. E poi ci sono stranieri che magari riportano, e questo era anche l'inizio di storia dell'arte, questa visione di un straniero che magari scopre anche Piazza San Marco per la prima volta, che per lui è scoperta. Quindi
questo penso che per ogni storico d'arte è anche molto, sono molto felice che lei insegna all'università, perché giovani generazioni possono non solo capire con intelletto, ma anche sentire questo momento di grandissimo fermento della storia dell'arte che è inizio del XX secolo, e veramente loro tutti sono nostri, noi tutti in qualche modo siamo suoi studenti, anche qui, e loro studenti, anche qui a Varsavia, attraverso le generazioni dei professori che mandavano da generazione a generazione questo, direi, atteggiamento verso la storia dell'arte italiana. Quindi, grazie. Grazie, Anna. Bardzo dziękuję pani Annie Kilian za ten głos. Grazie alla dottoressa Kilian. Magari il professor Benatti vorrebbe rispondere, aggiungere, commentare qualcosa a proposito dell'intervento della dottoressa Kilian? Oppure in qualsiasi altra maniera, altra maniera riassumere la discussione? Non so se lei ci sente, professore. Professor Bennati, ci sente? Ci sente, professore? Sento. Il traduttore mi ha chiesto qualcosa? Sì, la traduzione. No, la domanda semplicemente per capire se lei desidera integrare adesso. Professore, sente la traduzione. Il professor Badach le chiedeva se voleva ancora aggiungere qualcosa, commentare, ricapitolare questa traduzione, questa discussione o l'intervento della dottoressa Kilian. Non si sente? No, Ioanna, cioè il traduttore sta traducendo la domanda che mi ha rivolto il professore? Perché non la sento. Ha chiesto semplicemente al professore Arthur che se vorresti commentare in qualche modo anche le mie parole oppure fare ancora aggiungere qualcosa. Ah no, 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 ti ringrazio per il tuo intervento, perché questo aspetto della riscoperta di un'Italia minore è molto importante, hai ragione, sì, anch'io l'ho sottolineato, ed è un aspetto che differenzia sostanzialmente la visione di Berenson, di Longhi, da quella di Berenson. Berenson che guarda le grandi città, Longhi che invece si spinge anche in territori inesplorati, ma per piccole città voglio dire anche realtà molto importanti, la pittura lombarda, Bologna, la pittura padana, la pittura umbra, la pittura genovese, erano tutte realtà che Berenson non studiava, non aveva mai studiato o aveva studiato in modo molto superficiale. Gli scritti importanti di Berenson sono su Firenze e Venezia. Quelli di Longhi sono su Bologna, su Rimini, su Lucca, su Pistoia, su e poi il 600, e poi il 600 che è la è l'argomento in base al quale Longhi riesce a ricollegarsi alla contemporaneità, per cui noi sappiamo che Longhi è stato un grande, si è occupato anche di storia dell'arte contemporanea, fino a un certo punto ha sostenuto il movimento futurista, grande amico di Morandi, eccetera. Ecco, lui arrivava al contemporaneo attraverso lo studio dell'antico e leggeva il l'antico attraverso il contemporaneo. Questo è molto importante, un aspetto che non c'è in Berenson. No, ma ti ringrazio, tu hai detto veramente in poche parole quello che io ho detto in molte più parole. Grazie.
Bene, di nuovo ringraziamo il professore Benatti per la sua partecipazione, per il suo intervento in questa conferenza. E ora diamo la parola a Joanna Killian, alla dottoressa Joanna Killian del Museo Nazionale di Varsavia, che farà il suo intervento intitolato Antichi fatti lombardi, Lorenzo Lotto, Roberto Longhi e Painting in Brescia. Joanna, prego. Il microfono è spento. Mi sentite? Mi vedete? Pronto? Sì, sì. Ti sentiamo, ti vediamo anche la schermata che sto condividendo. Si vede? Sì, sì, si vede. Sì, sì, sì. Puoi procedere. Roberto Longhi. Il più importante degli storici dell'arte italiana del Novecento ha avuto una straordinaria capacità di riconoscere ciò che era rivoluzionario nell'arte. È un po' fuori dalla tradizione pittorica principale. Ha un'incredibile capacità di riconoscere gli artisti più intriganti, unici e singolari, irrepetibili. La sua tesi di laurea scritta nel 1911 sotto la supervisione di Pietro Tesca, che tra l'altro era studiato da Adolfo Venturi, e quando poi si è trasferito a Firenze era amico di Bernard Berenson. Roberto Longhi. La sua tesi era dedicata a uno dei, e qui cito, pittori italiani meno conosciuti, Caravaggio. Sembra buffo oggi, ma come ricercatore ventenne, Longhi già solo allora riconobbe Caravaggio come il primo artista dell'era moderna. Già nella sua tesi Longhi riconobbe anche Lorenzo Lotto come uno dei più importanti predecessori di Caravaggio. Nella mostra presso il Castello Reale di Varsavia ci sono due piccoli dipinti della collezione di Roberto Longhi, San Pietro Martire, Pietro da Verona, e San Monaco Domenicano, pubblicati per la prima volta da Anna Banti, storica dell'arte e moglie di Roberto Longhi. In una monografia pubblicata da lei nel 1953, ella concorda con l'ipotesi del Longhi che i dipinti erano le ali dell'altare di Alessandro Martinengo della chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo, dipinte nel 1513, ma tale tesi fu respinta da ricercatori successivi. Nel 1964 Roberto Longhi, in viatico per 5 secoli di pittura veneziana, scriveva parole bellissime, e qui cito: il Lotto pensa che le proporzioni non esistano, pensa che la forma per inquietudine interna cavilli continuamente secondo un nuovo animismo che non involgerà l'uomo soltanto. La luce stessa per lui non è più la chiara regola solare, distributrice di ombre previste, di certezze gnomoniche, ma un respiro discontinuo, vagante. Penso sempre che questa vecchia ricerca, citazione basata sull'intuizione agli inizi del Novecento sia ancora valida, rimanga sempre la migliore, se non proprio l'unica chiave all'arte di Lotto. Nella storia della pittura europea ci sono pochi pittori che si sottraggono alla categorizzazione stilistica
con tanta abilità quanto Lorenzo Lotto, la cui opera si distingue come radicalmente innovativa. Il suo stile individuale si è evoluto sotto l'influenza delle tradizioni pittoriche di Venezia e della terraferma veneziana, ma anche dell'Italia centrale e del nord d'Europa. La sua vita gli permise di lasciare il segno a Venezia, dove nacque più o meno nel 1480. Lavorò in Veneto, a Bergamo, in Lombardia e nelle Marche. A Bergamo, durante un periodo di 13 anni, dipinse una mezza dozzina di pale, di altare e di altri dipinti, affreschi e disegni per 33 pannelli di intarsio per il coro della Basilica di Santa Maria Maggiore. La sua eredità a Bergamo fu così significativa che la città venne considerata, a torto, come suo luogo di nascita. Lorenzo Lotto è un pittore rinascimentale abbastanza ben documentato, 40 lettere autografe e molte altre fonti di informazione biografica, testamenti, atti notarili, per non parlare di un libro contabile personale per gli anni 1538-54, con dettagli simili a un diario della vita, ai suoi pensieri, 75 opere firmate. Ma ciononostante non sappiamo nulla di certo, né sulla formazione artistica, né sulla bottega dove si era formato. È probabile che abbia fatto l'apprendista sotto Giovanni Bellini, potrebbe aver avuto un periodo nella bottega di Bellini, ma non ne abbiamo alcuna prova. Sappiamo però con certezza che la prima Serenissima consolidò il suo potere finanziario dominando il commercio mediterraneo, così che il suo ricco patronato iniziò a investire nell'entroterra, acquistando terre e costruendo ville e palazzi. Diventando sempre più popolosa e internazionale, Venezia attirava non solo mercanti, ma anche artisti e intellettuali affascinati dal fermento culturale che trasformava la città a cavallo tra i due secoli e la rendeva una capitale della migliore cultura della stampa dell'umanesimo rinascimentale. Lotto crebbe nella stessa comunità artistica in cui immerse Giovanni Bellini, Alvise Vivarini, ancora influenzato dal duro plasticismo di Vittore Carpaccio, puntiglioso narratore di usi e costumi veneziani, e da Cima da Conegliano, sostenitore della spazialità aperta e dell'armonia luminosa. Lotto conosceva sia la realtà artistica di Venezia che le tendenze della pittura nordica, ampiamente presente in Laguna grazie agli scambi ufficiali. Venezia e il Veneto, ma anche la Lombardia, vivono l'incontro e la mescolanza di una varietà di forme artistiche provenienti sia dal sud che dal nord Europa. Opera dei pittori del nord Italia iniziò un dialogo con l'arte fiorentina e romana. Si confrontavano la pittura di Raffaello e poi con quella dei contemporanei napoletesi e tedeschi, con eventi brillanti e spesso sorprendenti. Nel primo quarto del XVII secolo, i cruciati d'Italia settentrionale acquistarono opere dei loro artisti nazionali accanto alle opere d'arte antica, pur nutrendo interesse per l'arte d'Oltralpe. Dalle collezioni vantavano spesso dipinti di Albrecht Dürer, Hans Memling e Hieronymus Bosch, accanto alle opere degli artisti locali. Una forte fonte di ispirazione per gli artisti del nord Italia erano anche le incisioni dei loro omologhi olandesi e tedeschi, come Lucas van Leyden, nonché Albrecht Dürer, i cui soggetti, forme e motivi venivano prontamente adottati. In tali circostanze, Lotto, all'inizio della sua carriera artistica, fu influenzato dalla tavolozza e dagli schemi compositivi della scuola belliniana e della tradizione dell'arte del nord Europa, d'Oltralpe. L'allegoria potete vedere, fu dipinta nel 1505, quando Lotto compare sulla scena artistica trevigiana, dove è menzionato come cittadino di Treviso, Civis Trevisus,
suoi dipinti di questo periodo appartengono molto al Nord Europa. La città sulla via del Nord, perciò alcuni pittori di origine tedesca lavorarono a Treviso. Ma soprattutto all'arte di Giovanni Bellini, come la Sacra Conversazione del 1504-6 per la chiesa di Santa Cristina di Verone, i suoi dipinti dell'epoca sono anche particolarmente vicini, soprattutto nel suo San Girolamo in Penitenza nel deserto dello stesso anno, allo stile di Cimadal Quadriano, più vecchio di lui di una trentina d'anni, il che ci porta a credere che anche Cima possa essere stato il maestro di Lotto. Nella Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista, Francesco, Assisi, Giuseppe e Caterina Alessandria, dipinte tra il 1507 e il 1509, ora al Museo Nazionale di Cracovia, Lotto approfondisce, drammatizza il tradizionale tema del bambino dormiente come prefigurazione della pietà in uno schema iconografico elaborato e consolidato che propone una soluzione inedita nella rappresentazione del bambino, accoppiando volutamente il gesto della Vergine di San Francesco. Questa prima opera è già presente nel suo caratteristico senso del dramma, la fisionomia espressiva della Madonna e dei Santi, l'uso eloquente della posa, del gesto, la tensione minuta ma lirica al dettaglio. È altrettanto evidente quello che sarebbe diventato un altro segno distintivo dei suoi dipinti, cioè il modo in cui le figure interagiscono tra loro e coinvolgono lo spettatore. Altrettanto sorprendente è il suo uso dei colori, in particolare i blu, i gialli, i rossi, i verdi, malachite che attraversano il dipinto e collegano ritmicamente l'intera composizione. Queste splendide opere, dipinte quando Lotto era ancora molto giovane, a metà dei suoi vent'anni, dimostrano che, pur prendendo esempio dalle grandi opere prodotte durante la sua giovinezza veneziana, in particolare da Giovanni Bellini, Giorgione e Dürer, era già un maestro che aveva stabilito un proprio stile e rimase sempre un po' distante dalla principale tradizione veneziana. I tratti più interessanti e poi più riconoscibili che contribuiscono alla logicità e alla singolarità dell'arte del Lotto affondano le radici in un'altra grande tradizione artistica, quella della terraferma veneziana, con le città lombarde conquistate da Venezia, Brescia e Intesa. Nel Cinquecento l'arte proveniente dall'Italia nord-orientale si impose come uno dei fenomeni più originali e affascinanti di tutta l'arte europea. Entri principali di questo movimento furono le città della terraferma, note come terraferma, che erano cadute sotto il dominio veneziano, città delle periferie artistiche come Brescia, Bergamo, dove Lotto visse principalmente dopo il 1513 e dove, a proposito, maturò il suo stile. Queste città generarono uno stile pittorico che attingeva la cultura di Milano e Venezia, da cui dipendevano anche la prospettiva politica. Nel XVI secolo, forse i dipinti più eccezionali, innovativi e spesso eccentrici, furono creati in queste città lombarde, allo stesso tempo veneziane. Pittori bresciani, bergamaschi, Girolamo Romani, Dottor Manino, Giovanni Gerolamo Savoldo, Alessandro Bonvicino, Tetto Moretto e Giovanni Battista Moroni di Bergamo possono essere annoverati tra i più astuti ritrattisti di tutta l'Europa rinascimentale. I loro ritratti si riferiscono all'aspetto del personaggio con eccezionale competenza tecnica e con tremenda eleganza, ma anche con ponderata moderazione che spinge a mantenere gli attributi al minimo,
concentrandosi invece sull'espressione del viso, penetrando i misteri psicologici, le realtà interiori che venivano evocate e approfondite attraverso i simboli. Al contempo, l'arte bresciana del Cinquecento è molto affine al pubblico contemporaneo del XXI secolo, molto distinto nel carattere, l'incredibile, intangibile. Andando molto indietro nella letteratura, la pittura lombarda è stato attribuito un fascino per le virtù mimetiche dell'arte, con un bisogno di sostenere le verità naturali, con una tendenza a produrre immagini che ispirano l'immaginazione dello spettatore mentre deliziano i sensi. Nel suo trattato della pittura, Giovanni Battista Agucchi, un ecclesiastico classicista, nota letterato attivo a Roma e a Colonia nei primi 200 propose una visione della pittura italiana in scuola e particolarmente significativa ai nostri figli, fornì una caratterizzazione e di ciascuna di esse ai pittori dell'Italia settentrionale. Agucchi attribuiva particolari tendenze naturalistiche ai pittori di Venezia e delle Tre Marche di Treviso, il cui capofila è Tiziano, imitavano invece la bellezza della natura come si presentava loro davanti. Citavo: nonostante le sue semplificazioni eccessive, come tali tipiche di quell'epoca, la categorizzazione seicentesca proposta da Agucchi fu adottata dagli storiografi successivi e rimane valida nella storia dell'arte contemporanea come schema delle tendenze, tendenze e inclinazioni più rilevanti dei pittori italiani del Cinquecento. Lo scopo della pittura lombarda dell'Alto Rinascimento era soprattutto quello di imitare la varietà del mondo che circonda l'uomo e di catturare la perfezione di cui Dio l'aveva impregnato, ma anche di trasmettere il virtuosismo dei prodotti dell'artigianato umano, la maestria insita negli oggetti, nei vestiti e nell'alta gioielleria. La tensione minuta ma lirica per il dettaglio è altrettanto impressionante nei dipinti di Lorenzo Lotto. Basti pensare ai drappeggi, ai cani, ai broccati, armature lucenti, catene d'oro, mani guantate, anelli, repetti orientali, resi finemente, Savoldo Morogni Romanino, a Brescia, così come Noma de Lotto, aspirava a raggiungere il massimo grado possibile di illusione imitativa, di suggestione di verità evidenti, un senso di veridicità, massa e consistenza della materia fisica. Il simbolo di questo virtuosismo mimetico di Lotto potrebbe essere la mosca dipinta. Mosca dipinta sul fazzoletto, Giovanni Agostino della Torre, 1515-1516, National Gallery, Londra. Queste dimostrazioni di ingannevole maestria pittorica hanno legami con gli scritti antichi, specialmente quelli di Plinio il Vecchio, autore della storia naturale, che nella prima età moderna era una lettura obbligatoria per gli artisti istruiti, così come per gli amanti e collezionisti d'arte. L'autore stesso rifletteva sull'adozione di arti illusorie, definendo la mimesi, cioè l'imitazione della natura e del mondo visibile, come la capacità di produrre l'illusione di realtà negli oggetti raffigurati. La pittura rinascimentale dell'Italia settentrionale si dimostrò strumentale nella materializzazione e nell'espressione di quell'antica idea delle sue interpretazioni. Fu proprio nella Lombardia del Cinquecento che l'antica nozione retorica, l'illusione, cioè la trasgressione del presunto confine tra l'immaginario e il reale, così significativa nel successivo periodo barocco, divenne la preoccupazione principale come mezzo per affascinare l'intelletto e i sensi dello spettatore.
Così la pittura lombarda aprì la porta a nuove correnti indipendenti. L'esempio più notevole a Caravaggio, il pittore in certo senso scoperto da Roberto Longhi, che per la maggior parte della sua vita lavorò a Roma, nell'Italia meridionale, ma era in fondo un figlio delle pianure nebbiose del nord Italia. Riprendendo le redini della vecchia storiografia, Roberto Longhi riconosceva gli artisti bresciani e bergamaschi, essendo le due città del Cinquecento, da una forte parente tra artisti, come pittori della realtà. Io traduco. Erano pittori del vero e non della realtà. Dunque, ciò che divenne l'unica caratteristica per definire la distinzione l'arte lombarda fu la sua dedicata ricerca del realismo. Ciò che è interessante in tutto questo è anche la questione se ci sia una motivazione più profonda, non solitamente artistica, per la propensione naturalista esibita dai pittori del nord Italia del Cinquecento. Tuttavia, le tendenze realiste nell'arte di questa regione sono radicate non solo nel carattere della gente locale, del contesto sociale. La Lombardia del Cinquecento era prevalentemente una regione rurale, con una sensibilità semplice, concreta e sobria, anche altrettanto profondamente nel pensiero filosofico dominante nato nelle università del nord Italia. A godere di uno status privilegiato dell'Italia settentrionale, la grande eredità della filosofia classica di Aristotele, propagata nelle università di Pavia e Padova. L'influenza travolgente della filosofia aristotelica lasciò il segno anche nella maggior parte delle comunità intellettuali del Nord Europa. Incorporata dagli artisti in Germania, nonché nei Paesi Bassi, fu quindi un fattore comune e considerevole nello sviluppo della visione generale del mondo artistico. La filosofia di Aristotele, basata sull'esperienza della fisicità del mondo, definì il principio della verosimiglianza, ovvero probabilità. Rappresentare la verità significa rendere qualcosa di convincente ingannevole. Of the art from Russia, feature... Una delle caratteristiche più interessanti e più riconoscibili che contribuiscono all'unicità dell'arte bresciana, caratteristica di grande importanza per l'arte di Lotto, è la luce. Così come appare nei dipinti del Cinquecento bresciano, è portatrice di un significato che al tempo stesso fisico e metafisico, più che servire solo a creare profondità, permettere una resa magistrale della texture e di dare tangibilità alla materia, la luce e l'ombra a volte diminuiscono la presenza fisica degli oggetti. I bagliori e i riflessi di luce nei dipinti alludono a straordinari fenomeni atmosferici e spesso costituiscono una forma di commento criptico sugli eventi ritrattati. I pittori lombardi sarebbero diventati i precursori della pittura notturna. Le scene notturne lunatiche che sorgono nell'arte italiana erano affascinati dalla metamorfosi e dai confini transitori, la nascita del giorno, la caduta della notte, il bagliore e la luna, la fosca del mattino, il bagliore delle candele. Le scene ritratte in ambienti notturni, la più frequente è la natività, furono ispirate da pittori olandesi come Hugo van der Hess, Gerken Totsin Jans, Albert Bouts e Quinten Masses, e quasi certamente dalle scene notturne di artisti tedeschi, come per esempio Albrecht Altdorfer. Scene notturne intensamente contemplative, illuminate o dalla fredda luce della luna o dalla calda luce delle candele, furono prodotte nel modo più suggestivo dal bresciano Gian Girolamo Savoldo. Savoldo è il pittore con cui Lotto condivide più che con altri contemporanei il taglio artistico e soprattutto la profondità di approccio psicologico.
la sincronia dei loro stili e delle loro preoccupazioni artistiche è sorprendente. Entrambi sono considerati stilisticamente come pittori di Venezia, ma hanno sempre sostenuto forti legami familiari e di mecenatismo con Brescia, uno, e con Bergamo, l'altro. La luce tende ad essere un elemento eccezionalmente complesso della composizione di Savoldo e anche per Lorenzo Slotto, veneziana e lombarda. La luce lombarda, come la chiamava Roberto Longhi. Questa luce lombarda divenne così il proverbiale biglietto da visita della cerchia di artisti bresciani e bergamaschi. È una delle loro principali innovazioni. Gli artisti lombardi evitano la luce diffusa, uniforme, così comune nei dipinti rinascimentali. La luce serve solo, non solo a definire le forme, a illuminare la realtà visibile, ma anche, pur non sacrificando la sua fisicità, a rappresentare la luce extrasensoriale di Dio, Lux Dei, trasmettere messaggi religiosi come nella Natività di Lotto e nell'adorazione dei pastori e nei dipinti di Savoldo come Maria Maddalena alla National Gallery di Londra. Nel 2016 la pittura bresciana del Cinquecento è stata esposta in una mostra Brescia il Rinascimento nell'Italia del Nord al Museo Nazionale di Varsavia, che ha avuto un grande successo, è stata molto popolare tra il pubblico in Polonia. La mostra ha preso per epicentro concettuale geografico l'arte bresciana, più che altro una testimonianza della tradizione locale di perseguire un realismo dettagliato nella pittura. La pittura veneziana veniva già descritta dai teorici nel Cinquecento, come Paolo Pino, Lodovico Dolce, come estremamente sensuale, magistrale nella composizione dei colori, con un uso esperto della luce caratterizzata da morbide formazioni pittoriche che producono un effetto di diverse testure e fluide transizioni tra le tonalità. L'arte di Lotto e l'arte di questo cerchio è segnata da una ricerca dedicata dell'equilibrio tra le linee che definiscono la composizione e il colore che la riempie. La sollecitudine per la forma e la solidità ereditata dalla tradizione locale lombarda si unisce armoniosamente al sensuale colore veneziano. I dipinti della Lombardia cinquecentesca sono effettivamente opere di coloristi, ma sono coloristi consapevoli dell'importanza della forma, che apprezzano una composizione coerente, spazialmente corretta ed espressiva. Roberto Longhi ha cercato di dimostrare che i pittori bresciani e bergamaschi sono chiaramente distinti, non appartenendo né alla scuola veneziana con cui sono più spesso associati, né a quella milanese. Essi possedevano una chiara identità che avrebbe pesantemente influenzato il carattere dell'arte italiana nei secoli successivi. Nella sua ricerca, Longhi ha tracciato il percorso della pittura bresciana dal fondatore della scuola, Vincenzo Foppa, Alessandro Bonvicino, detto il Moretto. Così facendo, definì anche i tratti di questa scuola, ribattezzandoli antichi fatti lombardi. Questi includevano la già discussa osservazione incisiva della realtà, l'equilibrio, il dettaglio realistico, ma anche una forte espressività. Questi pittori rappresentano un elemento particolare che Roberto Longhi definisce un'ostinata distinzione dalla pittura tradizionale del Cinquecento. Questi artisti, campioni delle verità quotidiane del realismo, hanno ripetutamente e deliberatamente deformato la concezione classica di una realtà ideale, infransero le regole della coerenza formale, violarono le linee guida della corretta anatomia e prospettiva e si
allontanarono dai modelli iconografici stabiliti. Sono stati questi tratti e la pittura lombarda in generale che alla fine hanno portato Lotto ad arrivare a una competenza magistrale nel rendere luci e ombre, dettagli con incredibile precisione, colori opulenti, rappresentazione vigorosa delle emozioni, intuizioni psicologiche, così come la sua eccentrica inventiva. Interpreta in modo del tutto individuale anche i temi più tradizionali, sceglie un approccio atipico al soggetto convenzionale dell'Annunciazione nel dipinto della Pinacoteca di Recanati, mostrando Maria in volto come se fosse appena sotto la superficie del dipinto in una posa dinamica, mentre si allontana dal muscoloso Arcangelo Gabriele. La spontaneità espressiva di questa struttura è senza precedenti nella storia della pittura europea. L'interno è pieno di oggetti domestici raffigurati in un modo molto pragmatico, illusoriamente e realisticamente. Un gatto perfettamente ordinario sguscia fuori da sotto i piedi dell'angelo, simbolo del peccato tra l'altro. La camera si apre su una loggia e un giardino converte accuratamente curato. Dio Padre scende dal cielo nuvoloso. Lotto era ugualmente affascinato dall'illusione mimetica e dall'illusione della finzione. Le due cose formano gli estremi polari della stessa pittura e servono anche a sottolineare la duplicità dell'arte di Lotto. Il giovane Roberto Longhi all'inizio del Novecento riuscì a cogliere Lotto come un pittore che esprimeva, e qui cito, il passaggio dal Rinascimento a un'epoca di profondi contrasti e di acuta crisi spirituale. Grazie. Ringraziamo Ioanna, siamo molto grati per la tua lezione. Come complimento, come aggiunto interessante della tua ricerca e pubblicazioni dedicate alla pittura di Lorenzo Lotto. Ci ricordiamo con gratitudine la mostra nel Museo Nazionale a Varsavia nel 2016. Grazie, grazie mille. E ora volevo chiedere dalla parola al dottor Francesco Gonzales con l'intervento che si intitola Tra Piemonte e Lombardia, un itinerario longhiano attraverso la pittura lombarda del Seicento, nuove acquisizioni. Prego, a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti, mi sentite? Ecco, grazie. Ringrazio appunto gli organizzatori del convegno, gli amici del Castello di Varsavia, della Pinacoteca e in modo particolare Joanna Killian che mi ha coinvolto in questo progetto interessantissimo. Riprendendo un po' anche il discorso che facevano Daniele e Joanna, io vi parlerò in modo particolare proprio della provincia e quindi di questo bacino assolutamente pieno di suggestioni, pieno di spunti per lo studio. Il mio intervento appunto cercherà di punteggiare qua e là la presenza di Longhi all'interno di un territorio stretto tra due fiumi come quello di Novara, stretto tra il Ticino e il Sesia, per allargarmi poi verso la Lombardia e verso il Piemonte, sino a spingermi verso la capitale, Torino. È imprescindibile in questo caso fare riferimento al periodo, diciamo, d'oro delle mostre che avevano in Longhi il grande come dire, ispiratore, e in particolare le mostre tra gli anni 50 e 60 dedicate proprio alla pittura lombarda.
In particolare quelle a cui voglio appunto citare sono quelle dedicate alla pittura manierista, alla grande mostra di Tanzio, realizzata appunto nella sede di Torino e di Ivrea del 60, e la grande mostra del 64 a Novara dedicata a Cerano e curata da Marco Rosci. Ecco, quindi vorrei partire proprio dal mio territorio e cercare appunto anche attraverso la mia esperienza di raccontarvi il lavoro svolto in questi anni di tutela, di valorizzazione. La grande mostra di Cerano del 64 fu un evento incredibile, cosa che forse nei tempi moderni sarebbe difficile da riproporre. Quindi una mostra monografica curata da Rosci, che non era stato allievo di Longhi, ma che comunque gravitava intorno alle sue amicizie, grazie anche al rapporto con Giovanni Testori e con Mina Gregori. La grande mostra del Cerano fu, sia da un punto di vista storico-artistico che proprio di organizzazione e allestimento, un evento incredibile. Qui vedete un'immagine dell'arengo del Broetto di Novara, del cortile d'accesso del Palazzo Comunale, dell'antico Palazzo Comunale, dove sotto le arcate potete intravedere i grandi teleri conservati nel Duomo di Milano di Cerano, raffigurante appunto gli episodi della vita e dei miracoli del Beato Carlo. Quindi un evento incredibile che per la prima volta spostava questi teleri enormi in un luogo periferico come Novara, ma che aveva avuto così l'intuizione, grazie a Marco Rosci, di ricostruire la figura di un artista interessantissimo e fondamentale per la riscoperta proprio della pittura lombarda del Seicento. Anche l'interno della mostra, come vedete da queste immagini, era abbastanza eccezionale. Nella grande salone dell'arengo del Broletto, le grandi pale d'altare del Cerano figuravano come delle apparizioni all'interno del buio totale della sala. Quindi un effetto drammatico che ancora di più metteva l'accento sulla pittura, su questa pittura tormentata del Cerano. E da qui siamo un po' partiti nel discorso appunto legato al nostro territorio. Devo dire, e qui colgo anche l'occasione per ringraziare, che tutto è nato anche grazie a Sir Denis Maun e alla fondazione che porta il suo nome. Perché l'avventura delle mostre novaresi, che coprono il periodo dagli anni 2006 al 2015, sono nate proprio grazie all'auspicio di Sir Denis, che nel 2006 appunto ebbe così la bontà e la generosità di collaborare con noi per la mostra sul Guercino ritrovato. E da quegli anni iniziammo poi, anche ispirati a una serie di studi che si erano venuti a condensare proprio in quegli anni, dedicati alla pittura lombarda e alla pittura caravaggesca in modo particolare, a pensare a uno studio programmatico, una ricognizione sul territorio che andava a recuperare appunto quegli spunti legati alla pittura caravaggesca. La pittura caravaggesca nel territorio della diocesi di Novara, che è un territorio amplissimo, che copre tre province, è presente soltanto di riflesso, cioè è presente attraverso l'acquisizione di collezioni private o di donazioni alle parrocchie. Su questa maglia appunto di collezionismo si inserisce però uno zoccolo importante, che è quello della pittura così caravaggesca legata all'esperienza di Tanzio da Varallo nel Novarese e a Novara. E allora in questa mostra sui capolavori dei caravaggeschi realizzati appunto a Novara, come vedete l'allestimento riprende diciamo lo spunto dall'allestimento della mostra del Cerano, affogando in questo nero di Ardesia le opere di Tanzio e di tanti altri artisti che gravitano appunto intorno al circuito novarese. Una mostra interessante perché siamo riusciti appunto anche grazie alla collaborazione con Anna Maria Bava e con le soprintendenze a riportare in città opere che erano state alienate o che erano appunto state disperse. In particolare
Ecco, qui ci sono alcuni esempi di opere presenti alla mostra, come la prima inedita Annunciazione di Simone Petrazzano, maestro di Caravaggio, recuperato in una piccola chiesa di Gagliate, un borgo proprio a pochi chilometri a Novara. Così poi anche questo bellissimo San Girolamo Penitente di Mattias Stomer, così caro a Testori, presente anche nella sua collezione, sino ad arrivare appunto a Giovanni Baglioni con il San Carlo in preghiera, che arriva appunto dalla parrocchiale di Pogno, un piccolo borgo vicino al Lago d'Orta. Ma continua anche da questo appunto il percorso con altre opere che appunto sono state studiate in occasione di questa mostra, in questo caso da Mario Epifani, e la riscoperta appunto di questo bellissimo capolavoro di Giusto Flamingo, raffigurante Lot e le sue figlie. E per concludere, con quest'opera invece di Giovanni Andrea De Ferrari, approdata nelle collezioni civiche proveniente dalla villa faragiana di Albissola e riscoperta appunto come opera autografa di Giovanni Andrea De Ferrari, che ricordiamo appunto Longhi definiva con questa bella definizione come l'ignaro Velasco di Genova, per le assonanze chiaramente successivamente notate con la pittura spagnola di Velázquez e di Murillo. In questo caso si tratta di un'opera giovanile dove sono evidenti appunto i rimandi a Strozzi e anche al caravaggismo edulcorato di Orazio Gentileschi, con questa luce cristallina che colpisce le figure. Ma ritornando appunto a Roberto Longhi, vorrei citare appunto questo brano nell'introduzione al catalogo della mostra del 65 e del 62 di Morazzone, creata e curata da Mina Gregori, dove racconta anche da un punto di vista personale la sua esperienza nei confronti della pittura lombarda. E il brano dice: tutti gli itinerari di Morazzone e tutti i pittori lombardi attivi a cavallo tra 5 e 600 mi li percorsi fin da ragazzo su una bicicletta albese della Vacca, da Novara a Varallo e ai sacri monti dei laghi lombardi. Erano ancora fresche allora le fotografie varallesi del bravo Piazzetta. Samuel Butler, uno degli scopritori di Gaudenzio Ferrari, era morto da 10 anni soltanto. Non erano invece ancora nati né Giovanni Testori né Mina Gregori, oggi gran fautori dell'arte lombarda. Ecco, in queste poche righe, così Longhi tiene a battesimo, in un certo senso, la mostra del Morazzone, ed è interessante appunto riscoprire anche gli studi legati appunto alla presenza di Longhi all'interno del territorio tra Piemonte e Lombardia, e vorrei citare in questo caso appunto gli atti del convegno del seminario Il mestiere del conoscitore 2015 con l'intervento di Alessandro Morandotti, molto interessante, e che appunto va a indagare all'interno dei rapporti tra Longhi e il territorio lombardo. Un altro capitolo interessante è invece un carteggio legato a Longhi e a Tommaso, un carteggio a tesi dottorato di Tommaso Tovaglieri, appunto dedicata a Longhi come esperto di arte lombarda. In questo caso, ecco, vi volevo far vedere questo dipinto. Allora, si tratta di una corrispondenza intensa che parte dagli anni 40 e arriva fino agli anni 60 tra Roberto Longhi e il collezionista Candiani, l'architetto Candiani. È un carteggio conservato dagli eredi, e tra le opere appunto ricordate nel carteggio e nella corrispondenza c'è questo dipinto raffigurante San Francesco. Nella corrispondenza appunto Candiani presenta l'opera e chiede a Longhi appunto delucidazioni, e Longhi risponde: il San Francesco mi pare una buona cosa tra 5 e 600 lombardo, tra Camillo Procaccini e il Cerano, però di altra mano a me ignota. E qui ci spostiamo anche in un territorio abbastanza nuovo, perché gli studi sul secondo 600 lombardo non erano maturi in quegli anni. E allora, proprio alla luce di quello che è emerso negli ultimi decenni, io direi di poter facilmente avvicinare quest'opera all'opera di Giovanni Stefano Danedi, detto il Montalto. E allora qui vi presento questo confronto
tra due opere, quindi abbiamo il nostro San Francesco della collezione Candiani e la pala di Stefano Montaldo, conservato nella parrocchiale di Castanella di Valduggia, nella chiesa di San Lorenzo, qui in diocesi di Novara, una grande pala d'altare, databile appunto tra il 1649 circa, prima del viaggio a Roma di Stefano Danedi. E guardate per esempio il dettaglio della piega della manica del saio di San Francesco in confronto, a confronto con la piega della manica di San Lorenzo, di Sant'Antonio. Questa pittura che, come dire, ha nella memoria ancora le cose di Morazzone, ma c'è qualcosa di nuovo, c'è questa pennellata fluida, mossa, e quindi già un'apertura verso alla nuova pittura, a questa pittura che probabilmente lui ha visto appunto così attraverso anche l'occhio dei Nuvolone, dei fratelli Nuvolone, ispirati appunto alla grande pittura barocca del Seicento e a Rubens. Ecco, questo è il catalogo della mostra, della storica mostra di Morazzone del 62 curata da Mila Gregori a Varese, e ci spostiamo appunto nel territorio varesino per analizzare un altro dipinto che ha attirato il mio interesse, anche un po' per caso. Ci troviamo a Castiglione Olona, nel Palazzo Branda Castiglioni, il grande cardinale appunto che nel 1422 commissiona e invita Masolino da Panicale e Vecchietta a decorare ad affresco il palazzo e la cappella. Questo è l'atrio dei ritratti nobiliari della famiglia Castiglione, e in particolare c'è un dipinto che, appunto, su cui vorrei concentrarmi. È questo dipinto di questo personaggio non identificato, un dipinto che è stato restaurato nei recenti, che non si trovava in condizioni, vuol dire, perfette, ma che è di una straordinaria modernità, di una straordinaria qualità esecutiva, nei dettagli, nella natura morta che vedete dei libri e delle armature, questi bellissimi cartigli delineati a punta di pennello e questi contrasti cromatici, il rosso della tavola, in contrasto appunto con il verde della cortina. Un ritratto eccezionale appunto da un punto di vista qualitativo, che non posso non appunto non avvicinare, comunque cercare di avvicinare a un altro grande artista appunto del primo Seicento, che è appunto Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Qui appunto l'avvicino con un particolare degli affreschi del Sacromonte di Orta. Vedete la figura appunto che fa da quinta alla scena con papale, la posizione appunto dell'andatura delle gambe e della porzione del busto si avvicina molto al quadro di Castiglione Olona. E lo stesso, questa incisione tratta da Morazzone, come vedete anche qui il personaggio sulla sinistra, ricalca la stessa impostazione. Ma è nei dettagli di quest'opera che vorrei concentrarmi, guardando per esempio appunto le anatomie, questo bellissimo dettaglio della mano, del polso, che mette in luce appunto questi colpi di luce fortissimi e il volto messo in evidenza. E li avvicino anche con quello che sono i pochi ritratti noti di Morazzone, e sono quasi solo tutti autoritratti. In questo caso c'è questo autoritratto conservato a Brera, e vedete appunto, mettendolo di fianco le diverse fisionomie, vediamo come anche i dettagli delle anatomie, come il taglio del naso, questo modo di delineare i dettagli delle espressioni del volto, sono molto vicine all'opera di Castiglione Olona. E così come quest'altro ritratto, autoritratto di Morazzone, è conservato nel Museo del Territorio del Paesaggio di Biella. Anche qui guardate come appunto il taglio di luce proveniente da sinistra, che delinea l'immagine del ritrattato, è assimilabile e sovrapponibile a quello del dipinto di Castiglione Olona. Un altro dettaglio di questo bellissimo quadro che raffigura il martirio di San Giovanni Battista, conservato a Genova. E anche qui vedete l'attenzione nel dettaglio materico, nel dettaglio dei materiali, e così l'elmo, il cimiero dello sgherro appunto che affianca il personaggio di spalle, è simile come modo di dipingere, come di realizzazione, al cimiero appoggiato appunto sulla tavola del personaggio ancora ignoto di Castiglione Olona. E quindi anche qui la grande passione di Longhi per Morazzone, presente anche nella sua collezione privata,
Così ho voluto segnalarlo anche in quest'opera che è in fase di studio e che penso appunto possa dare interessanti dettagli sull'attività di ritrattista di Morazzone. Ma spostiamoci nella provincia. Abbiamo parlato appunto, Giovanna e Daniele parlavano proprio dell'attenzione nei confronti della provincia. In questo caso ci spostiamo nel Monferrato, e questa è la chiesa parrocchiale di San Giorgio Monferrato, un piccolo borgo a pochi chilometri da Casale Monferrato. Vi parlerò, ecco, faccio una piccola premessa, vi parlerò di quadri sporchi, di quadri dimenticati, perché la seconda, appunto, questo filone legato alla pittura lombarda del secondo Seicento ha poca fortuna critica, e in modo particolare queste opere, come vedrete, sono state oggetto così di una piccola violenza, nel senso che all'inizio del secolo queste chiese vennero spogliate per cercare di recuperare l'aspetto originale di chiese quattrocentesche una e cinquecentesca l'altra, e quindi spesso gli altari seicenteschi venivano smantellati per riportare alla luce gli affreschi più antichi. E questo un po' è il, come dire, il destino di questi dipinti. In modo particolare conservato appunto San Giorgio, e raffigura San Luca che dipinge la Vergine col bambino affiancato da Santi. È un'opera interessantissima, pur in pessime condizioni, possiamo sicuramente notare l'alta qualità luministica e di dettaglio e di invenzione, dove San Luca è colto appunto in atto di adorare la Vergine e di dipingerla. È bellissimo qui perché il pittore ci restituisce anche un particolare tecnico della prassi esecutiva pittorica del Seicento, con la tela preparata in bruno, no? Con questo colore scuro, con questa terra scura, e il volto della Vergine delineato per colpi di luce ad aggiungere materia sopra alla tela bruna. È bellissimo anche l'effetto di luce che piove dall'alto, che rischiara i personaggi della tela. Quest'opera è riconducibile a un artista importantissimo milanese, Federico Bianchi, che sarà un po' il traghettatore del secondo Seicento verso il pieno Settecento e verso il barocchetto. Un artista presente sul territorio casalese, in modo particolare nella chiesa di San Luigi, e appunto nella chiesa di San Filippo Nero, con un interessante ciclo pittorico databile dal 1680 e 90. Quindi è chiaro che il legame tra Milano e il Monferrato è suggellato da questo grande cantiere casalese, e che poi sicuramente porterà sul territorio anche quest'opera legata alla committenza nobiliare dei luoghi. Ecco, questa è un'altra fotografia, purtroppo le foto sono quello che sono, perché in effetti l'opera è veramente rovinata, ma speriamo che magari questa possa essere anche l'occasione per recuperarla, ecco, per restaurarla. Ecco, questo è il particolare proprio del volto di San Luca, e il particolare anche bellissimo della tavolozza con i colori e della tela. E qui appunto ho fatto questo confronto con un'altra tela conservata a Casale, ed sono evidenti rimandi formali e stilistici all'opera appunto di Federico Bianchi. Ma spostiamoci sempre nel territorio del Monferrato, in un altro borgo bellissimo, a Ozzano Monferrato, dove proprio appunto qui ricadiamo appunto nel discorso di questo tentativo di recuperare appunto l'aspetto originario delle antiche pievi, delle antiche chiese parrocchiali. E qui vedete appunto l'interno della chiesa parrocchiale, da dove proviene una pala d'altare che raffigura Sant'Antonio in preghiera davanti alla Vergine, che è stata appunto spostata dall'originale collocazione all'interno della chiesa. Ecco, questa è la tela. Come vedete è un'opera che ha sofferto, che è sofferente ancora adesso, di problemi di conservazione, ma che possiamo sicuramente, così si può intuire la qualità del dipinto. In questo caso Sant'Antonio, come dire, è inginocchiato nei confronti della Vergine, e la Vergine è in atto di porgere il bambino al santo. È un'opera interessante che possiamo appunto collegare all'opera di Antonio Busca, che è un altro importante artista, direttore e promulgatore della Seconda Accademia Ambrosiana a Milano, grande decoratore soprattutto nei cantieri dei Sacri Monti di Orta. Ecco, questi sono alcuni
particolari, ed è interessante come il Busca riesca appunto attraverso la formazione accademica a impostare un linguaggio formale assolutamente personale, riconoscibilissimo, quello del Busca, che anche qui, come dire, lavora per selezione, per sintesi, cercando di identificare i valori formali e fisionomici delle persone e modificandoli a suo piacimento per creare appunto un mondo fantastico fatto di grande decorazione, fatto di grandi spazi architettonici e di figure che si muovono quasi nello spazio della tela, giunoniche e impostate con una volumetria davvero imponente e monumentale. Ed allora, anche per così concludere questo passaggio attraverso il territorio piemontese, volevo soffermarmi su un'altra opera interessante, nascosta, perché si trova nella sacrestia della chiesa di San Domenico a Torino. È un'opera che, appunto, come vedete, raffigura San Domenico in preghiera davanti alla Vergine con il rosario. Anche qui le condizioni di conservazione sono pessime, ma è possibile sicuramente notare la qualità di impostazione originale. Ricordiamoci che nella chiesa di San Domenico è conservata una bellissima tela del Guercino, raffigurante proprio la Madonna del Rosario con San Domenico. Probabilmente anche questa tela faceva parte del corredo della chiesa, che è stata poi spostata a seguito dei lavori interni di restauro. E la tela, anche questa tela, è possibile avvicinarla all'opera di Antonio Busca. Qui appunto avete un'altra immagine di confronto, guardate per esempio la figura del santo sulla sinistra della tela in bianco e nero, è praticamente lo stesso disegno, lo stesso abbozzo della tela di Torino. E quindi è importantissimo, secondo me, aver riscoperto questi e riportare all'attenzione queste opere, come vedete, che hanno necessità estrema di conservazione e di restauro, e che sarebbe utile appunto riprendere in mano per poter approfondire il tema legato appunto alla pittura lombarda del secondo Seicento, che è un tema interessantissimo appunto proprio per queste contaminazioni, per il fatto della presenza degli accademi all'interno del territorio di Milano, così come nel territorio della provincia, che per esempio appunto a Novara noi avevamo appunto a Corconio sul Lago Maggiore l'Accademia di San Luca di Corconio, affiliata con quella romana, dove appunto si intorno a questo luogo di cultura si ritrovavano i più importanti pittori di questo periodo. Ecco, questo è un altro particolare, un altro dettaglio del dipinto di Torino. Ecco, Antonio Busca è interessante perché molte delle sue committenze sono legate all'ordine domenicano, quindi anche qui è interessante vedere come anche, come dire, anche a distanza dal territorio di origine ritroviamo opere di quest'artista che grazie appunto alla rete fittissima di rapporti con gli ordini religiosi riusciva appunto a ottenere committenze anche molto lontano appunto dal suo studio. Ecco, questo è un altro confronto con un'opera che si trova appunto con gli affreschi per il Sacro Monte di Orta. Ecco, questo è un piccolo intervento, un piccolo assaggio, poi rimanderò agli atti del convegno per i dettagli appunto documentari, però appunto ho voluto così portare attenzione a questo mondo così di provincia, come dicevamo prima, ma assolutamente ricco, ricchissimo. Anche qui volevo ricordare che negli anni 2000, intorno al 2015, l'opera di catalogazione fatta appunto da Morandotti e da Spione, che poi sono sfociati nella mostra di Asti sul Seicento Lombardo, sono stati fondamentali per questa ricerca. E sicuramente altre cose verranno alla luce. Quindi grazie. Grazie mille, professore Gonzales. Siamo molto grati per presentarci tante nuove attribuzioni e importanti intuizioni. Vediamo che le ricerche di Roberto Longhi sono continuate e arricchite
costantemente. Grazie mille. Grazie, grazie. I teraz chciałbym poprosić... Ora diamo la parola al professor Fausto Gozzi per il suo intervento intitolato Tangenze caravaggesche nel Guercino, le opinioni discordanti di Roberto Longhi e di Denis Mahan. Anch'io ringrazio gli organizzatori di questo convegno, di questa importante occasione. E come ha detto Killian, anche se non diretti, ci possiamo considerare ancora tutti noi allievi di Longhi. È stata una fortuna aver goduto del lavoro di Longhi e ancora di più incontrare poi per me Denis Mahan nel 1982. Avevo 29 anni e lui 72. E qui posso dire che ha amato la Polonia. Quando ci fu la mostra del Guercino nel 91, a tutti i costi volle i tre capolavori polacchi, quello di Varsavia, quello di Wroclawiec e quello di Cracovia. E di quest'ultimo ricordo la visita con lui nel laboratorio di restauro, come vedete in questa foto. In Polonia Guercino era conosciuto, ma si può dire che ora è conosciuto meglio, dopo la mostra del 13. Nel Museo Nazionale di Varsavia. E qui dovrebbe andare avanti. Eccolo qua. 33 dipinti, 21 disegni e 33 incisioni, con studi di Joanna Killian, Giustina Guzze, Joanna Sikorska e l'allestimento bellissimo di Boris Kudlička. Inizio con Longhi, che nasce nel 1890, 20 anni prima di Mahan, e i suoi primi scritti sono del 1909-1910, che è l'anno di nascita di Mahan, quando Longhi ha già 20 anni. E lo vediamo qui, Longhi, in un autoritratto con la cravatta a farfalla, proprio degli anni 20. Il mestiere dello storico dell'arte è più difficile di quello dello storico della letteratura, perché lo storico dell'arte usa le parole per comunicare oggetti fisici come i quadri. Un quadro non è una poesia, neppure una sinfonia. Una volta Eugenio Ricomini ha detto: «Posso leggere al telefono l'infinito di Leopardi o un canto della Divina Commedia e chi ascolta non perderà nulla del suo fascino. Ma se proviamo a descrivere al telefono la pala Pesaro di Tiziano, è impossibile senza averla davanti. Per questo lo storico dell'arte ha una complicazione in più. Ecco perché è bello leggere Longhi, perché ha una straordinaria capacità scrittoria, un vocabolario ricchissimo che è anche difficile da tradurre. Quando Longhi nel 26 pubblicò Tangenze caravaggesche del Guercino, Mahan aveva 16 anni e stava frequentando a Eton il collegio più esclusivo dell'Inghilterra, dove hanno studiato anche il principe Williams e David Cameron, e proveniva da una famiglia proprietaria della banca Gwynnes Mahan. Suo padre, John Fitzgerald Mahan, era figlio di un barone, mentre la madre, Lady Alice Evelyn Brown, era figlia del marchese di Sligo, quindi un'aristocratica, entrambe dell'Irlanda del Nord, protestante. Mahan aveva quindi un po' di nobiltà nel sangue e non aveva problemi economici. Viveva con la famiglia a Chelsea, vicino a Sloane Square, al 33 di Cadogan Square, un edificio di 6 piani di 1350 metri quadri dove Mahan è nato e vissuto per oltre un secolo. Dopo la laurea in storia a Oxford, Mahan continua gli studi universitari alla Smolean Museum sotto la guida di Kenneth Clark. A 23 anni, frequentò il Courtauld Institute di Londra per seguire le lezioni di pittura barocca italiana di Nikolaus Pevsner. E fu lui a suggerirgli il nome del pittore di Cento per la tesi di perfezionamento.
Perché non Guercino? Disse Pevsner a Mahon. Torniamo a tangenze caravaggesche nel Guercino, che Longhi inizia commentando opere come Marsia e Apollo del Pitti, Susanna del Prado e Cattedra di San Pietro del 1618, dove Longhi vede nei piedi di San Pietro, quelli sotto sono Guercino e quelli sopra Caravaggio, nei piedi di San Pietro un ricordo della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio. Longhi parla di impulsi caravaggeschi e contrasti di luce sempre più intensi che Guercino fa condividere con una cromia veneziana, come si vede nelle due versioni della cattura di Cristo del Museo di Cambridge. Questo è quello del Museo di Cambridge e Longhi ne pubblica un altro in collezione privata, questo, di cui abbiamo foto sulla bianco e nero. E sostiene che a queste date, quando Guercino è già a Roma, sorge per forza il confronto con Caravaggio e mostra quindi la Maddalena con Angeli della Pinacoteca Vaticana. Prosegue col Martirio di San Pietro delle Stense di Modena, un'opera, dice, citazione, sarebbe piaciuta anche a Caravaggio, e poi mostra le due versioni del San Girolamo che sigilla la lettera, quella Patrizi, questa, e quella Barberini. Patrizi e Barberini. Sfodera quindi il suo asso nella manica, Il seppellimento di Santa Petronilla, un'opera datata 1623, dove vede la matrice veneziana nella parte alta. Ma Longhi dice che, citazione, Guercino ha dato il meglio nella parte bassa, dove anche la scelta del momento naturalistico del seppellimento effettivo è un tratto tipicamente caravaggesco. Così il giovane col cero e l'altro col cappello piumato, che si volge allo spettatore, non manca di richiamare alcuni tratti del celebre quadro di Caravaggio di San Luigi dei Francesi. E sono proprio questi particolari a persuaderci che il più grande sforzo del Guercino per avvicinarsi allo spirito del Caravaggio tocca appunto in questi giorni. Chiusa la citazione. Longhi conclude con l'attribuzione a Guercino di questo David con la testa di Golia, un inedito di collezione privata che non conosciamo e che per Longhi è vicino al manigoldo del Martirio di San Pietro di Modena. Questo è il Martirio di San Pietro di Modena e questo è il quadro che presenta Longhi e che non conosciamo perché è di collezione privata, mai partecipato ad altre mostre. E anche il giovane seppellitore della Santa Petronilla, vedete? Un dipinto, questo, che però Mao poi non prenderà mai in considerazione nelle sue mostre. Un anno dopo la tesi di perfezionamento, nel 1934, quando aveva 24 anni, Mahon comprò il suo primo Guercino, questo, Giacobbe Benedice figli di Giuseppe, un quadro che Mahon riconobbe insieme alla madre nella vetrina di un antiquario di Parigi a Saint-Germain-des-Prés e che pagò solo 120 sterline. Due anni dopo acquistò il suo secondo Guercino, questo, a Roma, e lì al nutrito dai corvi, direttamente dalla famiglia Barberini, che lo teneva nel solaio. Il primo libro di Mahon, Studi dell'arte del Seicento e teoria, pubblicato a Londra dal Walburg Institute nel 1934, che è questo, non solo è un illuminante studio su Guercino, ma è anche una lezione di metodo. Mahon esamina quadri giovanili e li confronta con quadri tardi e vede che la differenza è tanto forte da sembrare addirittura opere di pittori diversi. Cosa era successo al nostro Guercino? Perché aveva fatto un cambiamento tanto forte e tanto evidente?
Maon offre qui un esempio di filologia esemplare. Raccoglie documenti sulle teorie artistiche a Roma e vede che Caravaggio, in quel periodo, era molto criticato dai teorici e dai critici più accreditati. Molti anni prima di Bellori preferivano già il classicismo, come Giovanni Battista Agucchi, che abbiamo visto prima, e l'amico pittore Domenichino, intellettuali nella corte Ludovisi, proprio dove il Guercino operava in quel momento. Solo per dare un'idea della scarsa considerazione in cui era tenuta la pittura barocca, Maon raccontò che il suo secondo Guercino, questo che vediamo, comperato dai Barberini nel 1936, considerata la dimensione inadatta alla sua casa, lo offrì a Kenneth Clark per la National Gallery, per lo stesso prezzo che lo aveva acquistato, 215 sterline. E Clark gli rispose che non osava presentarlo ai membri del consiglio direttivo per evitare le loro risate. E nel 1945, quando Maon acquista all'asta per 85 sterline il ratto d'Europa commissionato a Guido Reni dal re di Polonia, il suo unico concorrente era interessato solo alla cornice. La collezione di Maon poi raggiunse il numero di 79 quadri. La metà sono bolognesi, 11 del Guercino, 4 del Domenichino, 4 Guido Reni, 3 Giuseppe Maria Crespi, 4 Caracci. E si può anche dire che con i suoi quadri Maon non fece mai business. Solo alla morte di Lady Alice, la mamma, nel 1970, per pagare le tasse di successione, Maon vendette un Annibale Caracci al Metropolitan di New York, un Guercino alla Grimaldi Galleria di Berlino e un Poussin venne venduto al collezionista Daniel Wildenstein di New York per aiutare però il museo di Birmingham ad acquistare un Giovanni Bellini. Maon muore a 100 anni compiuti il 24 aprile 2011. Giorno di Pasqua, poco prima di uscire per il solito giretto con Orietta Benoci Adam, ed il suo testamento era già scritto nel 1980 e destinava i suoi quadri a numerose gallerie. Il gruppo più consistente alla National Gallery di Londra, altri alla National Gallery di Edimburgo, alla Ashmolean Museum di Oxford, dove ci sono anche i suoi disegni. Ricordiamo, più di 60 sono del Guercino, a Dublino, alla National Gallery dell'Irlanda, a Fitzwilliam Museum di Cambridge, al City Museum di Birmingham e al Temple News Museum di Leeds, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e uno anche alla Pinacoteca di Cento. Si può dire che Maon si è occupato anche di politica dell'arte. Infatti nel 1957 al 64 e dal 66 al 73 è stato trustee della National Gallery e ci sarebbero storie bellissime da raccontare, anche perché in quegli anni anche lo scultore Harry Moore era amministratore della National Gallery e Maon lo chiamava diverse volte al telefono per avere il suo appoggio nelle riunioni. Con l'aiuto di Adolfo Venturi e Bernard Berenson, Nino Barantini organizzò a Ferrara nel 1933 esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento, che Longhi visitò più volte per scriverne una recensione, che divenne poi un volume di centinaia di pagine. L'avete visto? Questa è la recensione. E questa era la mostra. Vedete la mole? Longhi criticò gli organizzatori per essersi fermati alla morte di Dosso Dossi nel 1542. Citazione. Qui, dice Longhi, qui si chiude la mostra, ma a questa data una pittura specificatamente ferrarese non era ancora morta. Giovi allora ricordare che da Ferrara a Modena la strada passa per Cento, città del Guercino.
e l'Aurora Ludovisi è di nuovo un tonante soffitto estense. Dorme la notte arcando in sogno prodigi come l'ultima negromante del dosso. E per l'arco diroccato, prediletto fin dai tempi di Ercole e del Cossa, trascorre il soffitto scottante della vecchia Ferrara. Ebbene, continua Longhi, gli egregi ordinatori della mostra, indimenticabile, avrebbero forse potuto spingere qualche punta fin qua, dove l'aria s'abbuia appena. Nel dopoguerra, a Bologna, Mahon strinse amicizia con il soprintendente Cesare Gnudi e con i suoi giovani collaboratori, Andrea Emiliani, Francesco Arcangeli ed Eugenio Ricomeni. E nacquero mostre memorabili. Mahon curò nel 1968 la mostra Guercino e non tenne conto di tangenze caravaggesche. E anche Gnudi nella prefazione concordò con Mahon che Guercino negli anni giovanili è un pittore già formato indipendentemente da Caravaggio. Longhi visitò la mostra e scrisse una recensione su Paragone. Sono poche pagine che iniziano attaccando proprio Mahon. Scrive Longhi, Mahon studioso a tutti noto per la sua dedizione incondizionata al pittore centese. L'operazione però non poteva riuscire meno bene di così. Nel gruppo dei primi dipinti, Longhi accetta il San Carlo in preghiera, questo viene accettato, e anche Matrimonio mistico di Santa Caterina, e rifiuta questo, il miracolo di San Carlo, e di citazione, alquanto più remoto e appartenente a chi possa aver instradato il Guercino poco più che adolescente, e di conseguenza contesta anche il disegno del Louvre portato da Mahon a supporto, vedete la figura della donna sulla sinistra che tiene in mano il bambino. Sul Sant'Alberto Carmelitano, che abbiamo esposto anche a Varsavia, oltre ai disegni preparatori di Chatsford, questo, Guercino spesso provava le figure destra e sinistra indipendentemente, una volta identificata la composizione. Disegno di Chatsford, disegno della Morgan Library, vedete? E per Longhi, della recensione, dice poteva essere esposto anche quello della mia collezione, questo. Un disegno che però Mahon conosceva e che aveva escluso appositamente perché ritenuto da lui la copia. Vedete? Sulla serie dei quattro evangelisti di Dresda, il San Matteo, eccolo qua, per Longhi ha una data molto più avanzata rispetto agli altri tre, mentre per Mahon sono tutti del 1615. Longhi pensava che questo fosse un quadro di almeno 5 anni dopo. Contesta Longhi anche la data della Madonna del Passero di collezione Mahon, che per lui non è del 1615 ma è del periodo romano, quindi 21-23. Citazione, quando la tangenza caravaggesca si fa notoriamente più forte. Sulla testa di vecchio di collezione Mahon, questa, Longhi ne pubblica una versione dell'Ermitage, che per lui è più bella, e poi sottolinea la bellezza, Longhi, di questo quadro, Re Davide che suona il violino del Museo di Rouen, una tela che Mahon rigettava e che invece, dopo il restauro, ha accolto. Longhi insiste sul caravaggismo di Guercino, con la cattura di Cristo di Cambridge, questa, e l'incredulità di San Tommaso della National Gallery di Londra, questa, queste due, alle quali Longhi aggiunge due repliche, ancora più caravaggesche secondo lui, aggiunge l'incredulità di San Tommaso, questa, della Pinacoteca Vaticana, vedete,
Questa è quella di Londra National Gallery, questa è quella della Pinacoteca Vaticana. E la cattura di Cristo, di collezione privata, che noi non conosciamo, conosciamo solo dalla fotografia che ha pubblicato nel suo testo, su Paragone. Questo quadro Longhi lo aveva già pubblicato in bianco e nero nel 26 e che ora pubblica colori, eccolo qua, citazione, sperando di far mutare il giudizio sfavorevole del catalogatore di Bologna. Mao però non cambierà opinione. Nella recensione, oltretutto, non vi avevo detto che Longhi non cita mai per nome Mao, lo chiama il catalogatore. Longhi prosegue con San Giovanni Battista, in carcere visitato da Salomè, di collezione Mahon anche questo, e aggiunge una replica di collezione privata, questa, che conosciamo solo dalla foto che pubblica lui, che lui ritiene più bella. Vedete, questo è quello di collezione Mahon e questo è quello che pubblica Longhi. Qui, oltretutto, Longhi polemizza con Mahon quando dice che per capire questo soggetto Mahon chiese aiuto a Erwin Panofsky, mentre lui, Longhi, 5 anni prima aveva già capito che questo soggetto, senza ricorrere a un iconologo della fama di Panofsky. Longhi batte ancora il chiodo del caravaggismo anche in alcuni quadri tardi, come questo Cristo flagellato che lui pubblica su Paragone e Cristo trascinato ai tribunali, citazione che anche Caravaggio stesso avrebbe dichiarato buono. È triste che 2 quadri di così alta qualità non siano stati chiesti per la mostra dal catalogatore. In realtà Mao conosceva bene questi 2 quadri e non li aveva chiesti perché li riteneva copie. Longhi conclude. Questo conclude con questo San Paolo, che allora era in collezione privata a Verona, oggi è la collezione Sorgente. E cosa fa Longhi? Contesta a Mao il collegamento di questo quadro con quello citato nel Libro dei Conti il 20 febbraio 1644. Quindi Mao data questo quadro 1644. E Longhi addirittura, citazione, trova risibile che lo spadone, possa essere opera del fratello del Guercino. Longhi ha una memoria di ferro in questo caso e mostra questa Madonna e Santi della Certosa di Pavia. Vedete dove il San Paolo è intero, qui la foto è tagliata ma il San Paolo è intero, e la pala notoriamente venne pagata il 2 aprile 1641. Ecco, tenete ben presente, la pala venne pagata 1641 e questo invece Longhi lo identifica con un dipinto citato nel 1644, quindi 3 anni dopo. Sto concludendo. Longhi si domanda, se la pala è del 1641, com'è possibile eseguirne una replica 3 anni dopo senza avere più davanti il modello? E ripetuta così fedelmente, citazione, soprattutto nell'elsa della spada, per di più affidandola a suo fratello, che evidentemente aveva anche lui una memoria di ferro. Ecco, vedete, questo è Longhi, tanto poetico quanto tagliente e ironico. Concludo con questa Santa Chiara che tiene in braccio Gesù. È un dipinto attribuito a Guercino che si trova proprio nella collezione Longhi e da lui ritenuto prototipo di un quadro più piccolo dell'Ermitage. Questo, vedete, dell'Ermitage è 20 cm più piccolo. Questo è quello di Longhi, questo è quello dell'Ermitage, attribuito anch'esso a Guercino.
Mahon commenta questi due quadri e scrive che sono tutte e due copie da originale, da un originale ancora sconosciuto, la cui traccia però è negli inventari Ludovisi del 1623. Ora Nicola Sterner ne ha pubblicato una terza versione su rame, questa è quella trovata ora da Nicola Sterner, questa è quella dell'Hermitage e questa è quella di Longhi. In una collezione privata di New York. Io penso che neanche questa sia di mano di Guercino e quindi mi allineo al pensiero di Mahon, anche perché Longhi rimane inarrivabile. Grazie per l'ascolto. Ecco. Grazie mille, dottor Gozzi, grazie tante per averci ricordato le attribuzioni di Denis Mahon e sia discussione che rivalità tra Longhi e Mahon. Grazie. E teraz chciałbym poprosić panią doktor. Chciałbym la parola a Magdalena Białonowska, che ci parlerà in nome dell'Università Stefano Wyszyński a Warszawia, nonché Presidente a Warszawia. Ci parlerà, come detto, tra conoscenza e competenza storici dell'arte come collezionisti, esempi selezionati. Szanowni Państwo, signore e signori, anzitutto voglio esprimere la mia gratitudine per avermi invitato a partecipare a questa conferenza. Tra questi interventi di studios magnifici, ho proposto questo tema a proposito della mostra qui esposta al Castellale di Varsavia, mostra magnifica di Roberto Longhi, proveniente dalla collezione di Roberto Longhi, il tema del tutto è dimensione generale. Proviamoci però. Il giorno d'oggi la conoscership, proveniente dal francese connaissance, che significa conoscenza, capacità, è intesa come un metodo specifico per riconoscere le opere d'arte, che consiste nel valutare anzitutto e poi distinguere tra un'opera d'arte autentica e una copia. Poi si apprezza la qualità dell'opera. Soprattutto la conoscenza vuol dire la capacità di determinare il tempo e il luogo di creazione di un'opera d'arte e, per quanto possibile, l'attribuzione, cioè l'attribuzione di un'opera d'arte a un artista specifico, e l'assenza di firme o archivi o altri documenti a riguardo. La pratica dell'attribuzione era strettamente legata allo sviluppo del collezionismo privato e del mercato dell'arte. Lo sviluppo della pratica dell'attribuzione nel campo dell'arte risale al 500, dopo che la storia dell'arte divenne una disciplina universitaria nel 1813, ovvero la data dell'istituzione della prima cattedra di storia dell'arte all'Università di Göttingen da parte di Johann Dominik Fiorillo. Alcuni metodi e molti temi di ricerca furono tratti dal mondo dei collezionisti e del mercato dell'arte nel campo dei problemi puramente accademici, diventando negli anni il sapere della storia dell'arte. Anche per quello che concerne questo vecchio metodo di attribuzione basato sul cosiddetto occhio del commerciante, è stato descritto da Giovanni Morelli alla fine dell'Ottocento come un cosiddetto sapere scientifico, quale lui stesso, collezionista d'arte, aveva studiato medicina e adattato i principi di classificazione della scienza naturale. Così ha sviluppato una gerarchia di dettagli del paragone, comparativi, specialmente la forma delle orecchie e poi delle mani. Il suo metodo
pesantemente criticato da Michael von Bodem, fu poi applicato e sviluppato da alcuni, approfondito da alcuni storici dell'arte nella prima metà del XX secolo, come per esempio già discusso Bernard Berenson, agente e consulente di coazionisti, in particolare provenienti dall'America, o e Max Friedlander, che sviluppò un metodo basato sull'intuizione. Ulteriori tentativi di definire la connessorship come un metodo scientifico furono fatti tra gli altri dello chimico scozzese Arthur Evans Lowry, che fu il primo a usare la fotografia a infrarossi per analizzare i dipinti olandesi del 600 e Maurice Fontana, sì, che negli anni 50 proposto un metodo chiamato pittologia, che consisteva nel trattare i tratti più caratteristici del punto di unitato artista. Più recente tentativo dei ricercatori del Rembrandt Research Project di definire la conoscership ha portato alla definizione della cosiddetta nuova conoscership. La sua conclusione è stata che le ultime ricerche tecniche come i raggi X e la conoscenza del contesto sociologico e storico possono solo aiutare nell'analisi. Tuttavia, la base del giudizio è l'intuizione. Infine, ricordiamo che non ogni esperto dell'arte è uno storico dell'arte, non ogni storico dell'arte è un esperto nel senso di possedere le competenze proprie menzionate all'inizio. Fanno riferimento al protagonista della nostra mostra, ovvero Roberto Longhi, vorrei discutere gli esempi di diversi storici, altri voglio accentuare il significato di Caravaggeschi. Per me il vero protagonista è appunto Roberto Longhi. Voglio discutere gli esempi di alcuni collezionisti che hanno avuto una formazione in storia dell'arte, che hanno applicato una competenza basata sulla conoscenza scientifica, cioè metodi di attribuzione, riconoscimento e valutazione delle opere d'arte. Ciò che accomuna le figure che io sto discutendo è il fatto che le loro passioni scientifiche e collezionistiche hanno oscillato intorno all'arte del 600 e 800. Secondo James Thornton, autore di Great Collectors of Our Times, uno dei gruppi più interessanti di collezionisti di Inghilterra dopo la Seconda Guerra Mondiale furono gli storici dell'arte. I più importanti furono Kenneth Clark, John Cooper, Hennessy, Dennis Mahon, nonché Francis Haskell. Tutti coloro che hanno lasciato risultati di ricerca innovativi sotto forma di pubblicazioni scientifiche e di storia dell'arte e poi collezioni d'arte davvero eccezionali. Una delle collezioni più importanti fu creata da già menzionato Dennis Mahon, ma permettetemi di aggiungere anche da parte mia alcune informazioni a riguardo. Dennis Mahon, stesso storico e collezionista, specializzato accademicamente e collezionista di dipinti barocchi italiani, a Londra, come già detto, dalla fortuna dei banchieri di Dennis Mahon, è stato istruito a Eton e ha preso il suo master nell'ambito di storia all'Università di Oxford. Lì incontrò Kenneth Clark, che lo interessò alla storia dell'arte italiana e lo incoraggiò ad approfondire gli studi. Nel 1933 Mahon partecipò alle lezioni sulla pittura italiana tenute da Nicolas Hefner a Corto. Come lo conosciamo come d'arte, però lui era arrivato
dopo l'anno 1933 a Londra, come quello sfuggente dai nazisti. Molti studiosi in quell'ambito hanno arrivato a Roma in questo tempo e hanno anche trovato il lavoro presente all'Istituto di Warburg. Questo anche fu cambiato il metodo di istruire la storia d'arte là in Inghilterra, ma ritorniamo al nostro protagonista. Queste lezioni, quelle di Besser, furono cruciali. In che hanno formato e sistemato gli interessi di ricerca di Macho. È stato precisamente Tester che gli suggerì di esaminare il lavoro dell'allora dimenticato artista bolognese Giovanni Francesco Barberini, detto Porcini. Denis Macho non ha mai lavorato come insegnante o accademico né ha ricoperto alcuna posizione in un museo. Ha potuto portare avanti le sue attività di ricerca e di collezione grazie appunto al suo patrimonio familiare. Ma ha scritto più di 100 articoli pubblicati principalmente su The Paris Magazine, come pure in The Art Bulletin. Senza dubbio la sua pubblicazione più importante fu The 600 Art and Theory, pubblicata nel 1947. A quel tempo in Inghilterra l'apertura del 600 era dimenticata, la ricerca trascurata, ancora di più c'era un approccio del tutto critico davanti a questo gruppo di opere. In Brasile stavano costruendo collezioni in questo settore, tutto ciò era una ricaduta, un ripensamento da parte da John Ruskin, che credeva che la pittura fosse libera condiziana negli anni 50 e 60, ma un rivolse la sua attenzione a Caravaggio. Ha scritto diversi articoli importanti, Roberto Longhi, la figura cardine italiana, degli studi del Caravaggio, era chiaramente infastidito dalle incursioni di Macho in quello che considerava lui il suo territorio proprio, è stato già approfondito da parte del professore. Questo abisso tra di loro anche faceva riferimento all'attribuzione dei capolavori che Macho possedeva nella sua collezione. Mao era anche confrontato con Anthony Blunt, un altro specialista nei dipinti di Nicolas Poussin. Mao fu presto riconosciuto come uno specialista della pittura del 600, non solo in Inghilterra ma anche in Italia. Fu persino invitato a collaborare a una mostra su Guibert nel 1954 a Bologna, mentre nel 1968 fu capo curatore di una mostra di dipinti e disegni di Guercino, allora sempre a Bologna. Come collezionista, Mao attinse da un lato alle sue conoscenze e competenze accademiche, da un lato, da un altro lato, anche alla situazione del mercato dell'arte londinese nel periodo che va dagli anni 30 agli anni 60, dove i quadri dei maestri italiani apparivano sul mercato, e questo era abbastanza raro, suscitavano l'interesse dei collezionisti o dei curatori. Però erano sottovalutati, non riconosciuti, attribuiti in modo errato e quindi il loro valore economico era sottostimato. La sua avventura collezionista iniziò nel 1974, quando ha vissuto il dipinto del Concino Giacomo Cavalieri dei figli di Giuseppe nella vetrina di una libreria scuaria di Parigi e lo acquistò per 120 sterline. Due anni dopo ho visto un'altra opera dello stesso artista, bolognese dai corvi per 200 sterline della collezione Barberini di Roma. Offrì questo dipinto per la vendita alla National Gallery di Roma, purtroppo all'epoca la sua opera non fu accolta l'interesse del consiglio di amministrazione del museo. Questo di Mao gli ha dichiarato in collezione dei dipinti del 600 con l'intenzione di tenerli anche
pronti fino a quando le politiche statali fossero interessate ad essi. Nell'arco di 40 anni, Mao collezionò fino agli anni 70, Mao raccolse ben 10 dipinti e 46 singoli. Allo stesso tempo, estese la sua competenza e il suo collezionismo anche ad altri pittori bolognesi. Nel 1945, in un'asta da Christie's, acquistò un quadro di un altro bolognese, Guidrelli. Il ratto dell'Europa, opera di provenienza polacca, un'altra opera di Engler, così Mao, anch'essa di provenienza ben documentata, era una tela raffigurante la sigla della collezione di Giancarlo de' Medici, un capolavoro molto importante anche nella prospettiva di Castellorale di Varsavia, presente qui sull'occasione di varie mostre. Un'altra opera significativa, ben documentata, cioè raffigurante la Sibilla della collezione Giancarlo de' Medici, comprata a Londra nel 1954. In totale Mao aveva 4 dipinti di Guido Reni e un numero uguale di opere di Domenichin. Era nato a Bologna nel 1946, riuscì ad acquistare qua due quadri di questo artista, Santa Maria Maddalena, le brani di Robert Frank e paesaggio con la fabbrica all'asta da Christie's a Londra. Inoltre, Mao possedeva ben 11 opere del pennello di Luca Giordano, 10, tra le quali erano un insieme di modelli schizzi a olio per la decorazione pittorica del Palazzo Medici di Carlo di Firenze, che Mao acquistò negli anni 50. Sir James Mao, oltre alle sue attività scientifiche e di collezionismo, fu anche un filantropo molto attivo e condivise la sua collezione concedendo depositi a molti musei, condizionandoli però sulla premessa dell'ingresso gratuito al museo. Dopo la morte di Dennis Mao nel 2011, la fondazione che ha creato quando era ancora in vita ha messo a disposizione 57 opere di pittura barocca come deposito a diversi musei in Bretagna, ovvero National Gallery di Londra, National Gallery of Ireland di Dublino, Scottish National Gallery di Edimburgo, Ashcolian Museum di Oxford o Fitzwilliam Museum di Cambridge. Un altro storico collezionista che io voglio menzionare qui è Pierre Rosenberg, direttore di Louvre, membro dell'Accademia di Francia, collezionista e donatore che ha donato la sua collezione per il futuro museo del Grand Cycle, la cui apertura è prevista nel 2026 come ricercatore collezionista specializzato in arte del 600 e 700, in particolare di provenienza francese. Pierre Max Rosenberg è nato nel 1936 a Parigi da una famiglia intellettuale di ebrei tedeschi, studiato legge, si è anche laureato al Collège Louvre. All'inizio degli anni 60 è stato negli Stati Uniti con una borsa di studio a Sion all'Università di Yale e viaggiato tantissimo visitando i musei americani. Allora a New York comprò il suo primo quadro dell'antiquario Jacques Salimman, un'opera di Laurent de la Plaie del 1788. Al suo ritorno in Francia nel 1962 iniziò a lavorare a Louvre come assistente nel Dipartimento di Pittura. Negli anni 80 è stato curatore capo del Dipartimento di Pittura e nel 1994 è stato eletto direttore del Louvre. La sua principale specializzazione è la pittura del disegno francese italiano dei secoli 800, autore di diverse fotografie e cataloghi di opere di Poussin,
devi fragonarti tra gli altri. Ho pertanto curato, oltre a una dozzina di molti incarichi, dalla Germania, l'intera Stati Uniti e Canada. Rosenberg vede il collezionismo come una trasgressione impunita. Citazione: come dipendente del loro primo assistente, curatore e infine direttore dello stabilimento, ricorda che il suo collezionismo era disapprovato. Era accusato di avere un conflitto di interesse. Credi tuttavia che l'opportunità di collezionare sia necessaria per ogni storico dell'arte. Intanto che dia il contatto con i dipartimenti d'arte, le scelte private spesso accompagnate da rischi finanziari insegnano l'umiltà e la prudenza e sono un'occasione speciale per fare esperienza. Il giovane storico dell'arte iniziò a collezionare disegni che dovevano costituire lo collaboratore scientifico. Negli anni 60 erano non troppo costosi, a dire francamente hanno anche cominciato a collezionare i dipinti e poi anche disegni a olio. In un'intervista afferma con nonchalance che non ha mai tenuto un inventario della sua collezione, cosa deplorevole, non ha registrato la provenienza degli oggetti. Comprava soprattutto nei mercati delle pubbliche parigini o di provincia, delle fiere o del Drouot. Ricorda che il mercato delle pubbliche parigini è notato un quadro con una scena del compianto di Cristo, che si è rivelato essere un'opera di Simone Vouet. Qui lo potete vedere assieme al collezionista. Rosenberg si rammarica di non aver mai potuto acquistare per la sua collezione un olio di Nicolas Poussin, che considera il più grande pittore francese, ma ha acquistato 5 disegni di questo artista. La sua collezione, con la quale ha vissuto per anni, e qui potete vedere delle foto interessanti. Ci fanno vedere il collezionista nel domicilio assieme alla sua collezione. Scusate, la sua collezione, con la quale ha vissuto per anni, è quasi una panoramica enciclopedica dei pittori francesi, i grandi e i cosiddetti piccoli maestri da 6 a 20, al 10 al 20 secolo, come Philippe Champagne, Laurent de la Hire, Pierre-Antoine Paterno, anche Jean-Baptiste Audry, Pierre Soubley-Herrand, Antoine Watteau, o per esempio Fragonard. Donò la sua collezione nel 2021 al nascente Musée du Grand Cycle di Saint-Claude. Questa donna di Rosenberg nel museo comprende 673 dipinti e 3500 disegni. E poi la biblioteca è un archivio di ricerca. Rosenberg, questo è un innegabile specialista della cultura francese, ha un'altra passione collezionistica, ossia le figurine di animali in vetro, realizzate da Murano nel XX secolo. Con più di 8 esemplari, la collezione è stata esposta nel 2021 alla Stanza del Vetro a Venezia. Termino parlando del collezionista storico dell'arte, che ha donato
la sua collezione al Castello Reale. Andrzej Cichanowiecki, fondatore della Fondazione Cichanowiecki, collezione di Cichanowiecki, a cui il Castello Reale di Varsavia deve una collezione unica che non completa il patrimonio del Castello Reale a Varsavia nel 1924 ed è morto a Londra nel 2015, dopo la Seconda Guerra Mondiale, completato i suoi studi a Cracovia, storia dell'arte all'Università di Cluza e all'Accademia di Commercio di Cracovia nel 1958, lasciò la Polonia grazie alla borsa di studio del British Council e della Fondazione Ford per un lavoro di ricerca in Inghilterra, Stati Uniti, poi ha visitato anche Germania, dove nel 1960 difese la sua tesi di dottorato sul mecenatismo artistico di Michał Kazimierz Kogiński all'Università di Gdynia. Nella primavera del 1961 si stabilì a Londra e rimase permanentemente a Londra. Cichanowiecki lavorò come antiquario e tra il 1961 e il 1995 gestì tre gallerie, oppure gestì tre gallerie, la Courthouse, la Gallery, la Kultmasters Gallery, specializzate nell'ambito di pittura e scultura italiana e francese dal Settecento all'Ottocento. Cichanowiecki fu l'iniziatore delle mostre temporanee che si svolgevano nelle sue gallerie, spesso coautore dei cataloghi candenti. Queste mostre in totale 42, si tratta del 42 cataloghi. Il collezionista Cichanowiecki ha creato collezioni in tre aree: Polonica, anche i disegni a olio dall'anno 1961. Andrzej Cichanowiecki hanno trovato lavori anche legati alla Polonia. Ho acquistato la sua prima Polonica dal 1962 e questi erano ritratto di Maria Leszczyńska, diciamo, modello per il ritratto ufficiale della regina. Il collezionista ha identificato molti oggetti di valore, diciamo, non così riconosciuto, non apprezzato in Occidente, come la statua di bronzo di Napoleone al cavallo di Piotr Michałowski, trovata in una libreria antiquaria di Parigi. Come ha ricordato Andrzej Cichanowiecki, l'acquisizione della Polonica ha richiesto energia, tempo, fortuna e conoscenza storica e artistica, spesso anche persuasione, ma nel tempo brevissimo la notizia era ampiamente conosciuta che c'è un pazzo a Londra che compra opera d'arte polacca e che suscitavano relativamente poco interesse sul mercato, soprattutto una decina di anni fa, in agitazione. Il collezionista ricordò come le offerte di acquisto cominciarono ad arrivare a lui come da sole, come nel caso della statua di Pierre Vanneau, raffigurante Giovanni Perso Sobieski, che gli fu offerta per corrispondenza da una galleria antiquaria milanese. Il collezionista ha ricordato come aneddoti episodi in cui le offerte di acquisto di opere d'arte polacche gli sono state fatte per strada. Nel caso del ritratto di Adam Kazimierz Czartoryski, il cappotto rosso dell'Elisabeth Jean Lebrun, che gli fu offerto a Milano nel 1964. La Polonica, dipinti, scultura,
Vigilante artistico trovati in Occidente, da Cicano Rischi tornati in colonia in varie forme, ad esempio come regali per il collezionista di Israele, musei polacchi. Senza dubbio, il gruppo più grande della collezione di Polonico è che il collezionista ha incorporato la fondazione che ha creato dal 1984. Oggi la sua collezione è depositata al castello tra Varsavia e completa l'esposizione permanente, comprende circa 4.000 opere d'arte. Un'altra passione di Andrzej Cichanowski come collezionista era la scultura moderna, compresa in bronzo. E in questo campo ha creato una collezione del tutto separata dalla metà degli anni 60, collezionava bronzi europei, figurine dei Black. Bronzi dorati e argentati erano il campo di interesse più profondo per il collezionista. Interessante problema di ricerca legato alla collezione di bronzi. Cichanowski è un gruppo di circa 40 figurine fatte da un artista finora non identificato. Il collezionista ritiene che si tratti di un maestro tedesco attivo nella prima metà del 600, molto probabilmente proveniente da Augsburg. Il nome del collezionista è questo maestro, fu chiamato Cichanowski Master, e questo nome funzionò nei circoli letterari e antiquari. Ora sono emerse nuove ipotesi sulla datazione, la questione a riguardo richiede ulteriori ricerche. Un'altra collezione autonoma creata da Andrzej Cichanowski era una collezione di schizzi ad olio francesi dal 600 all'800, che comprende quasi 300 oggetti. La collezione è stata costruita a partire dagli anni 60 e venduta finalmente nel 2002 all'Hotel Drouot. Cichanowski ha acquistato gli schizzi a olio principalmente sul mercato dell'arte francese, nel mercato delle Pulci di Parigi, di solito come opera anonima. La collezione come tale, come quella di Per Rosenberg, era una panoramica dei maestri della pittura francese che comprendeva schizzi di artisti come Simon Fouet, Pierre Soubeyrat, François Boucher, Carl Van Loo, oppure François Pascal Simon Gérard. Questa collezione di schizzi ad olio di Andrzej Cichanowski era altrettanto gettonata dal gruppo dei collezionisti che si occupavano dei primi musei, che Rosberg la conosceva per forza. Era la collezione del alto livello artistico. Il fatto ha evidenziato il fatto che alcuni degli oggetti all'asta sono stati acquistati per collezioni di musei come il Louvre, il Los Angeles County Museum e molti musei regionali francesi. In conclusione, come già detto in precedenza, ciò che accomuna le figure che ho presentato è il fatto che erano storici dell'arte, collezionisti. La loro passione scientifica del collezionista oscillava intorno all'arte del 600 e 700, grazie alle loro conoscenze e ricerche scientifiche erano in grado di trovare opere d'arte, datarle spesso e attribuirle. Hanno restituito molte questioni poco studiate al loro giusto posto nel canone dei problemi della storia dell'arte. C'è un altro denominatore comune, cioè hanno creato collezioni private che sono diventate collezioni pubbliche attraverso le loro donazioni o atti di fondazione. Una collezione è di solito una creazione effimera che dura finché vive il collezionista, possibilmente i suoi figli e i nipoti, però i nipoti di solito vengono al collezionista senza sentire un legame emotivo con essa. La collezione di Mahon Rosenberg
i Cichanowiecki come quella lì, Longhi, sono diventate collezioni pubbliche, accessibili al pubblico, aree per ulteriori ricerche scientifiche. Grazie per la vostra attenzione. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ringraziamo la dottoressa Magdalena Białonowska per aver fatto questa rassegna dell'attività collezionista di grandi storici dell'arte. E adesso volevo invitare tutti voi a una discussione, a fare domande, a completamento magari con i propri commenti degli interventi che abbiamo sentito oggi. A chi posso dare la parola? Magari c'è un partecipante alla conferenza che desidera prendere la parola, intervenire. Si vede che il convegno sia stato molto ampio, pieno di spunti. Ci sono stati presentati 5 interventi approfonditi, di cui ognuno ci ha presentato più da vicino un aspetto diverso, una serie di aspetti diversi della ricerca attorno all'arte italiana del 5 e del 600, e ci ha fatto vedere anche, ci hanno fatto vedere tutti questi interventi e ci hanno spiegato molti aspetti relativi alle relazioni, alle controversie emergenti tra gli storici dell'arte, tra i ricercatori che si sono dedicati principalmente all'arte italiana, appunto. Io vorrei dire due parole, soprattutto voglio ringraziare tantissimo il Castello, ai colleghi del Castello Reale, a te, Arthur, per l'organizzazione di questa mostra della collezione di Roberto Longhi, perché come si vede, la nostra conferenza mi piange cuore che non potevamo vederci da vivo e che non siamo riusciti di fare conferenza anche più lunga, perché questa conferenza dimostra come è importante questa mostra, perché ci sono poche mostre che spediscono l'interesse dei ricercatori, dei storici d'arte, non parlo del pubblico che si può godere questi magnifici dipinti, ma che rispedire interesse sia per questa storia del collezionismo molto particolare, perché da questo che voi avete raccontato tutti, che noi abbiamo raccontato, si vede che il collezionismo degli storici dell'arte è quasi un mestiere per sé, è tutto diverso del collezionismo dei re, dei aristocratici o dei ricconi che devono ingaggiare specialisti per acquistare per loro. Quindi è già un soggetto grandissimo. Poi un'altra realtà che per me è molto cara, cioè proprio questi arbori della storia dell'arte, tutti i nomi che abbiamo detto, da Berenson a Longhi a Rosenberg, sono personaggi che veramente danno, che hanno quasi dato la nascita alla nostra occupazione, alla storia dell'arte.
E poi la mostra del genere spedisce anche attenzione ai particolari, ai pittori che erano cari a Roberto Longhi, alla sua capacità di vedere tutti i pittori che erano unici, che erano un po' fuori della loro epoca. E quindi anche questo lui ci ha insegnato, di non prendere sempre le cose solo ovvie, ma avere sempre questa freschezza che lui, secondo me, leggendo Roberto Longhi, aveva da ventenne, ma aveva anche da dopo, per tutta la vita. E anche Mao, avendo 100 anni, è riuscita di essere sempre, di tenere questa cosa che si chiama curiosità, che la curiosità è come conoscenza, come conoscerci, come gabinetto di curiosità. Così sono cominciati la storia del collezionismo, per la curiosità. Quindi mi auguro e ringrazio ancora una volta il Castello, perché questa mostra ci dà spunto di rinfrescare anche la nostra curiosità, che certe volte come storici d'arte ci perdiamo nei dettagli quotidiani. Invece la curiosità è una cosa bellissima, che grazie alle mostre così si vede la ricchezza di questo soggetto. Quindi sono molto felice che abbiamo questa mostra a Versailles. Grazie. Grazie, grazie Anna. C'è ktoś z uczestników? Qualcun altro, magari qualcun altro dei partecipanti desidera intervenire? Come ben si sa, all'inizio prevedevamo di organizzare questo convegno qui in presenza a Varsavia, ma vista la situazione difficile della pandemia, abbiamo comunque deciso di farlo online. Speriamo che la prossima volta, quando avremo un'altra mostra o un altro convegno, potremo effettivamente vederci faccia a faccia o a Varsavia, nel Castello Reale di Varsavia o nel Museo Nazionale di Varsavia, oppure magari in qualche posto in Italia, chissà. Sarà sicuramente una bellissima occasione per conoscersi, per parlare direttamente, interloquire. E a completamento di questo convegno volevo rivolgere a tutti una gentile richiesta di voler preparare i vostri interventi per la pubblicazione, quindi in forma scritta, per gli atti del convegno. Ovviamente vi contatteremo uno per uno, ciascuno di voi, chiedendovi anche in forma scritta questi vostri articoli. E questi paper, questi articoli saranno pubblicati. Non vi so dire precisamente se faremo proprio un volume a parte oppure li allegheremo forse al nostro annale che si chiama Cronica Zamkowa, Cronaca del Castello. Comunque rimaniamo in contatto per questi aspetti. Beh, a questo punto, se non ci sono altre richieste di parola e nessun altro vuole più intervenire, di nuovo volevo ringraziare di tutto il cuore tutti i nostri partecipanti, gli intervenuti, i relatori che ci hanno voluto presentare degli interventi interessantissimi e importantissimi dedicati all'arte italiana, dedicati alla ricerca dell'arte italiana del periodo del Rinascimento e del Barocco. Ringraziamo ancora
per aver partecipato a tutti a questo convegno. Ringrazio di nuovo Ioanna Killian per il suo impegno, per la coorganizzazione di questo evento. Allora, grazie a tutti. Buon proseguimento della giornata a tutti e ci lasciamo con l'auspicio di vederci faccia a faccia quanto prima possibile. Grazie e arrivederci. Sì, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Thank you.